All'avviso ariano, biondo, candidota, carlone, cerconi, ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Bunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, sì, allora abbiamo 16 presenze, 8 assenti più il presidente, possiamo aprire la seduta. Sono giustificati i consiglieri Tosatti e Gugliotta. Scrutatori di oggi, i consiglieri Tripputi, Alabiso, Ciancio. Anche la scorsa volta, perché se no cambio. Bene. Bene. Allora possiamo intanto aprire la seduta, ma prima di aprire, consigliere Giuliano, aspettiamo che si che prende posto. Ci sono. Piace per i rumori, ma sta controllando, sì, a posto. Allora, prima di iniziare la discussione del primo punto all'ordine dei lavori, intanto vi informo che la consigliera Biondo ha chiesto 30 minuti, un intervento di 30 minuti ed è concesso. Ci sono poi due ordini del giorno in merito a questa, diciamo, relativi a questa, all'argomento di questa delibera. Vi ricordo essere la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento per il decentramento amministrativo sulla proposta progettuale dell'area dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità relativa all'apertura stazione metro C San Giovanni, il piano della rete del TPL. Ci sono due ordini del giorno e sono tutti e due stati depositati, uno è del consigliere Ciancio, l'altro è del gruppo 5 Stelle, credo che si sta provvedendo già, sì, credo che lei lo stia facendo delle copie dei due atti in modo da poterli mettere a disposizione dei consiglieri che vogliono guardarli. Ah, perfetto, sì, io non ho le commissioni, quindi non ho visto l'ordine del giorno, mi dicono che l'ordine del giorno è un ordine del giorno di commissione, il secondo, che è stato firmato dai commissari della commissione e da altre persone, da altri consiglieri che hanno voluto contribuire a porre la propria firma. Allora, iniziamo subito con l'illustrazione dell'atto, lascio la parola al consigliere.
Ariano? Presidente e colleghi consiglieri, il piano che ci è stato proposto di ipotesi progettuale di revisione della linea dei trasporti di superficie attinente delle modifiche e aggiustamenti per quanto attiene l'apertura. L'apertura della stazione Mario C di San Giovanni è una proposta progettuale attinente alla modifica di 5 linee. La linea 51, la linea 81, la 673, 715 e linea 77. Nell'ambito dei lavori di commissione, i commissari si sono incontrati per un approfondimento dell'atto, fatto ovviamente anche con la cittadinanza e con l'agenzia della mobilità, che è appunto l'agenzia che si occupa di sottoporre le ipotesi progettuali e arriva appunto al trasporto. Nell'ambito degli approfondimenti, all'esito degli approfondimenti, la Commissione si è poi espressa favorevolmente nei confronti di questo atto. Oggi grazie. Ci sono interventi? Consigliere Fondo, lo vuole fare lei? Ricordo 30 minuti, grazie. Cercherò di prendermi anche meno. Intanto grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Cercherò di entrare un po' nel merito di questa proposta che tutti i commissari della terza commissione, gli altri consiglieri, i cittadini qui presenti sanno quanto è stato oggetto di discussione nelle ultime settimane in commissione. Ci tengo intanto a fare una premessa, ovvero a noi è arrivata di giorni fa questa proposta da parte di Agenzia della Mobilità che riguarda le modifiche di alcune linee degli autobus a seguito dell'apertura della stazione Metro C di San Giovanni e quindi il collegamento con Piazza Lodi e poi con il resto della Metro C che avverrà da quello che sappiamo dai giornali il 21 aprile. E che chiaramente va a modificare in qualche modo la viabilità del quartiere. Però ci tengo a fare una premessa, ovvero noi siamo dall'Agenzia della Mobilità e dal Dipartimento di Roma Capitale obbligati a discutere puntualmente di queste 5 linee che ha elencato prima la consigliera Ariano, ma è chiaro che la discussione di questa proposta si inserisce necessariamente in una riflessione più ampia sulla viabilità e la mobilità dell'intero quadrante di San Giovanni, perché è chiaro che la zona proprio che collega Piazza Lodi a Piazzale Appio, Arco Brindisi e quindi in particolar modo via Taranto, via La Spezia, Piazza Lodi sono zone del quartiere Appio Latino che in questi anni sono state particolarmente sacrificate dal traffico. Questo sicuramente perché rappresentano delle strade di collegamento non solo interne al quartiere, al nostro municipio, ma di collegamento tra la tangenziale, il primo municipio, la piramide, e quindi necessariamente hanno un afflusso di traffico importante, ma non possiamo dimenticare che in questi anni sono rappresentano alcune strade del nostro municipio che sono state particolarmente sacrificate. In discussione, seppure non formalmente, perché noi non abbiamo ricevuto ad oggi nessuna proposta formale da parte del Dipartimento della Commissione Mobilità Capitolina, però una proposta del consigliere comunale Stefano di modifica importante della viabilità di quella zona che ci piacerebbe presto discutere in municipio. Io oltretutto accolgo l'occasione per sollecitare anche la maggioranza di questo municipio a chiedere di poter ricevere ufficialmente le carte di questo progetto, perché io so che il progetto già gira tra alcuni cittadini, ma né la maggioranza né l'opposizione di questo municipio ufficialmente hanno avuto la possibilità di discutere questo,
questo progetto, e sarebbe invece il caso forse di sollecitare perlomeno, diciamo, non dico stare avanti rispetto alla discussione dei cittadini di questo municipio, così come dovrebbe essere, ma perlomeno al passo. E però quella proposta di modifica, che cerco di riassumere molto brevemente, che però chiaramente riguarda le modifiche della viabilità tra via Taranto, via La Spezia e via Le Castrenze, con anche alcune proposte importanti, come quella ad esempio di rendere ad un solo senso via Taranto e via La Spezia, con sì, diciamo, la realizzazione di alcune piste ciclabili, ma rendendo, diciamo, quelle strade ad alto scorrimento veloce necessariamente, nonostante eventuali dissuasori di velocità. Questo lo dico per, non solo perché ci piacerebbe discuterne, ma perché voglio rappresentare in questo consiglio a tutti quanti la difficoltà di tutti noi a doverci esprimere su questa proposta di delibera quando non c'è stato permesso di poter ragionare su un intero quadrante. E questa non è una critica assolutamente, diciamo, in questo caso alla maggioranza di questo municipio, è però una riflessione che mi fa dire che la nostra discussione è stata quantomeno incompleta da questo punto di vista, e credo che questo ancora una volta ci debba far interrogare sul metodo di lavoro di Agenzia della Mobilità e del Dipartimento di Roma Capitale, con il quale, nonostante, diciamo, in questa occasione abbiamo avuto dei proficui scambi, però ancora posso dire mi lascia un po' perplessa. Per entrare nel merito della proposta, dicevo, come ha detto la consigliera Regano, questa proposta chiaramente, purtroppo, proprio per quello che ho detto prima, riguarda le modifiche di alcune linee puntuali. Riguarda la linea 51, la linea 81, la 77, la 763 e la 715, e chiaramente non riguarda altre linee di autobus che chi abita in quel quartiere conosce bene, che necessariamente, i cui percorsi necessariamente si intersecano a quelli che ho appena citato, come possono essere, solo per fare alcuni esempi, l'85 e l'87. E su questo ribadisco, forse, diciamo, dopo l'espressione di oggi, è però importante sollecitare da parte del Dipartimento di Agenzia della Mobilità una discussione che sia quanto più possibile rappresentativa della mobilità dei quartieri e non semplicemente delle fermate o delle frequenze puntuali delle singole linee, perché in questo modo sarà necessariamente sempre, diciamo, una discussione, un parere parziale. Voglio dire alcune cose diciamo, nel merito sulle linee, e poi spiegherò brevemente la posizione del Partito Democratico su questa proposta, e anche per spiegare a chi è presente in aula quali sono le modifiche sostanziali. La prima modifica riguarda il taglio del percorso della linea 51, che, come sapete, ad oggi arrivava fino alla cosiddetta Piazza Lodi, poi girava. Però poi la fermata del capolinea, diciamo, non era Lodi ma era appunto via La Spezia, che era una linea diciamo istituita e poi in questa consigliatura fatta diventare express, proprio perché aveva l'obiettivo, nell'attesa dell'apertura della metro San Giovanni, di collegare la metro C con il centro di Roma, la linea 51, per chi non lo sapesse, quella che va verso via del Corso Palazzo Ricci. A questo punto, con l'apertura della metro C, si ritiene che la linea 51 non debba più arrivare fino a Piazza Lodi, si possa fermare a Piazza San Giovanni, diciamo a San Giovanni, anzi, perché non è Piazza San Giovanni, a largo, a Piazza Leanfio, per intenderci, che è una proposta che dal punto di vista, diciamo, della filosofia, della razza, noi condividiamo, a patto che però questo stop a Piazzale Appio San Giovanni non vada ulteriormente ad intasare quel tratto di via La Spezia, e l'altro via Le Castrenze, per intenderci quel pezzo, diciamo, quell'isolato che passa dietro Cisalfa per poi rigirare su via La Spezia davanti alla scuola Carducci, che soprattutto negli ultimi anni, dopo la chiusura, diciamo, negli ultimi anni con i cantieri della metro C e ancora più di recente con la chiusura di via Le Castrenze dalla tangenziale, è diventato, diciamo, una zona
del nostro quartiere, ma azzarderei di Roma, tra le più trafficate che conosciamo. Su questo la proposta di Agenzia della Mobilità è che il capolinea del 51 si attesti a Viale Castense alle spalle di Cisalpa. E su questo c'è poi da fare una riflessione ulteriore sul numero delle corse, perché come sappiamo la linea 51 è una linea molto utilizzata, ma chi abita in quel quartiere sa come capolinea vedevamo sempre 4-5 autobus in fila. E quindi questo, diciamo, ribadisco, è una proposta per noi accettabile, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che il passaggio da Via La Spezia, che in questo caso verrebbe semplicemente tagliata dall'autobus perché non verrebbe attraversata, sia però, diciamo, un flusso di traffico accettabile, quale oggi credo di poter dire non è. Per quanto riguarda l'istituzione della nuova linea 77, anche su questo abbiamo molto dibattuto in commissione, che è una linea di nuova istituzione che in qualche modo, mi perdonerete, diciamo, la franchezza, ma diciamo, viene un po' lanciata dentro a questo piano relativo all'apertura della metro C, perché in qualche modo si aspettava da qualche anno, e io ho avuto un po' l'impressione, diciamo, che l'Agenzia della Mobilità stesse aspettando il momento di infilarla da qualche parte. Però anche qui, dal punto di vista dell'idea che rappresenta il 77, che sarà una linea che collegherà il quartiere dell'Appio Latino con Piramide, quindi con la metro B, noi la reputiamo un'idea sicuramente valida, perché è sotto gli occhi di tutti come il quartiere San Giovanni sia veramente a pochissima distanza da Ostiense e Piramide, ma non ci sia un collegamento tramite il servizio pubblico degno di questo nome. E però rimaniamo molto perplessi della proposta di Agenzia della Mobilità di fare passare questa linea da Via Cilicia. Se avrete modo poi di vedere la proposta di delibera, il tracciato del 77 è un tracciato molto lineare, che a un qualsiasi ingegnere, diciamo, dei trasporti o cittadino che non conosce questa città sembrerebbe una linea perfetta, e mi verrebbe quasi da dire perché non ci avevamo pensato prima. Però il fatto che passi per Via Cilicia, per qualsiasi persona che abita a Roma, in particolar modo a San Giovanni, credo che solamente, diciamo, quando si nomina Via Cilicia per gli abitanti di San Giovanni, diciamo, si concretizza davanti agli occhi un incubo. Ecco, allora a passare su via Cilicia anche con i mezzi pubblici probabilmente sarebbe stato meglio fare il percorso pedonale, perché si faceva prima a piedi. Questa, diciamo, è la nostra perplessità, tant'è che in commissione noi come Partito Democratico, sostenuti anche da altri commissari, e su questo ci tengo a dire che è stato fatto un lavoro, diciamo, contraddittorio, ma sempre molto rispettoso, e che credo oggi ci porti perlomeno ad aver discusso nel merito le questioni e ad aver tutti capito di che cosa stiamo parlando. Noi avevamo chiesto all'Agenzia per la Mobilità di fare perlomeno una proposta alternativa in cui questa linea potesse eventualmente passare piuttosto che da Via Cilicia, da Via Salvi, dalle Mura Latine, oppure da Via Gallia e poi da un pezzo della Cristoforo Colombo. Ora, le alternative non competevano a quella commissione, perlomeno nel momento in cui eravamo chiamati ad esprimere un parere su questa proposta, però è chiaro che io credo che compito della politica, a seguito, diciamo, del fatto che si presuppone che meglio di Agenzia della Mobilità conosciamo questo territorio, ma che soprattutto abbiamo la possibilità e la capacità di ascoltare i cittadini e i diretti interessati, sia perlomeno quella di dare un indirizzo per cercare soluzioni alternative. E poi infine la linea 81, che come tutti sapete è stata la linea più dibattuta, perché è la linea su cui si apportano le principali modifiche, e le modifiche che si apportano sono fondamentalmente di due tipi.
La prima è la modifica del capolinea, la seconda è la modifica del percorso, quindi due cose che, come tutti ben capite, non sono secondarie nel momento in cui parliamo di una linea di autobus. Per quanto riguarda il capolinea, la proposta di Agenzia per la Mobilità prevedeva che il capolinea dell'81 si attestasse dove attualmente, invece che a Piazza Nuova Testa come attualmente, dove è attualmente il capolinea del 51, quindi in via La Spezia, per intenderci, dove è il civico 71, diciamo, dopo Piazza Loli. E questa questione pone non pochi problemi che sono stati sollevati da molti cittadini, ma anche condivisi dalla Commissione. Innanzitutto perché, come io ricordo bene, nonostante, diciamo, forse fossi appena maggiorenne, e come molti di voi ricorderanno, il capolinea della linea 51 in quel punto preciso era un capolinea provvisorio, o perlomeno così ci disse Metron C quasi 10 anni fa. Era un capolinea provvisorio perché, appunto, ricorderete adesso che La Spezia è, diciamo, una strada quasi bella, ma fino a un paio di anni fa era praticamente un cantiere continuo. Doveva essere un capolinea provvisorio e proprio per questo motivo fu, per quanto, diciamo, a malincuore, ma senza polemiche, accettato dai cittadini di quel quartiere con molta pazienza e spirito civico, perché da qualche parte, nel momento in cui c'erano i lavori della Metro C, quel capolinea doveva essere messo, e come sappiamo, diciamo, non è mai facile, ma in quel caso si trova una popolazione residente particolarmente sensibile e poco aggressiva. In questi anni il capolinea è stato in quel luogo, e il fatto che nel 2018, alla vigilia dell'apertura della Metro C, Agenzia per la Mobilità proponga il testamento del capolinea della nuova linea, diciamo, 81 nello stesso luogo, diciamo, senza volerci mettere, diciamo, un carico emotivo, ma sicuramente ci dice una cosa oggettiva e chiara, ovvero che quel capolinea non è più provvisorio, ma diventa un capolinea definitivo, senza che questa cosa fosse stata discussa tanto con i cittadini di quel quartiere, né con il nostro municipio, la commissione e l'assessore competente, da quello che ci ha potuto anche lui esplicitare in commissione. E quindi questa, diciamo, è la prima questione che non ci trova d'accordo. E vi spiego velocemente perché insomma, non, magari non tutti avete chiara la situazione, come spesso io non ho chiara le situazioni di altre zone del municipio. In questi anni in quel capolinea, la linea 51 è una linea che ha svolto sicuramente un servizio importante per questa città, però c'erano oltre 200 corse al giorno previste per la linea 51, che, per quanto è importante, ripeto, però è una linea che collega diciamo, San Giovanni con Palazzo Chigi. E su questo, diciamo, una notazione anche rispetto alle discussioni che noi abbiamo fatto in passato sul tema della mobilità in questo municipio, perché ci siamo ritrovati in altre occasioni anche a dover litigare per una corsa in più o in meno in molti quartieri periferici, e in questo caso, in quel capolinea, invece trovavamo sempre 3 o 4 autobus in fila, in attesa, e oltretutto, aggiungo, questa, diciamo, è una questione chiaramente che non dipende da questo municipio, ma che va tenuta in considerazione nel momento in cui discutiamo questa proposta, perennemente con i motori accesi d'estate, perché bisognava tenere l'aria condizionata attiva, d'inverno, perché bisognava tenere il riscaldamento acceso. Ora, per evitare che questa discussione diventi, diciamo, una guerra, passate il termine, tra poveri, ovvero tra chi abita davanti a quel capolinea e deve respirare i fumi di scarico, e chi invece con tante difficoltà quotidianamente lavora nella nostra azienda di trasporto pubblico, e mi riferisco agli autisti degli autobus, io penso, appunto, con altrettanta oggettività di prima, che semplicemente nel momento in cui si ridisegna e si ridiscute
la mobilità nel, perlomeno nel nostro quartiere, mi piacerebbe dire in tutta Roma, noi diciamo chiaramente che i capolinea dell'autobus devono stare dove ci sono delle piazze, dei luoghi preposti e non di fronte ai palazzi, in qualsiasi punto del nostro quartiere sia. Questo anche perché diciamo, in questi anni si è creato di fronte al condominio di Via Spezia 71 un inquinamento non solo acustico ma anche atmosferico molto, molto importante, che ci è stato rappresentato dai cittadini nelle commissioni che abbiamo fatto, che è arrivato anche al Comune di Roma, la commissione capitolina, e diciamo, io credo che non perché siamo semplicemente consiglieri di un municipio non dobbiamo avere a mente quali sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, e se abbiamo la possibilità in questa occasione di garantire un diritto che è il diritto alla salute per buona parte dei cittadini del nostro quartiere, io credo che non possiamo fare nessun passo indietro, ma anzi dobbiamo andare avanti, e lo dico sapendo di essere ascoltata, in particolar modo questa maggioranza che su questo tema ha fatto uno dei punti fondamentali del proprio programma elettorale, e credo che poi diciamo, sicuramente con le piste ciclabili, sicuramente con i percorsi pedonali, ma quando però si può anche intervenire su questioni puntuali che sono sollecitate dai cittadini e che riguardano la loro salute, sia compito di tutti noi ascoltarli e intervenire. E poi in ultimo c'è stato un tema importante di accessibilità per chi abitava diciamo, in quel tratto di Via Spezia, che è un tratto lungo, non stiamo parlando di un solo portone, perché chiaramente proprio di fronte ai portoni d'accesso c'era questa fila di autobus che creavano in qualche modo un muro tra la proprietà privata e il mondo esterno, e questa cosa non semplicemente perché è sgradevole, ma ha creato moltissimi problemi di accessibilità, perché in quei palazzi abitano anche alcuni disabili, purtroppo in carrozzina, che non sono spesse volte riusciti ad entrare o ad uscire facilmente da casa propria. È successo anche nei mesi passati che alcuni mezzi di soccorso, quali ambulanze o camion dei vigili del fuoco, non siano riusciti ad accostarsi in prossimità di quei palazzi proprio perché c'erano gli autobus davanti, per non parlare poi diciamo appunto di quando una persona anziana o un disabile deve scendere e salire dalla macchina. Dico queste cose semplicemente perché sono diciamo degli esempi concreti che ci fanno capire come in questi anni questi residenti siano stati particolarmente sacrificati da una parte, ma ci danno anche delle indicazioni per il futuro su tutto ciò che bisogna impedire che accada in qualunque altro luogo del nostro municipio su cui arrivino proposte di attestamenti di capolinea. L'altra questione, dicevo, è la questione invece che riguarda il percorso. Perché c'è diciamo, una conseguenza che ad Agenzia della Mobilità sembra logica, ma che a noi invece non sembra logica per nulla, per cui nel momento in cui viene aperta la stazione della metro C di San Giovanni, il percorso della linea 81 può essere tagliato, tant'è che la proposta che ci arriva è che l'81, invece di arrivare fino a Piazza Malatesta, si fermerà, appunto, come vi ho spiegato prima, proprio, fino a Piazza Malatesta in Via La Spezia. Ora, noi diciamo, e questa cosa, ripeto, è stata condivisa anche dal resto della Commissione, tant'è che poi abbiamo presentato insieme, e di questo ringrazio tutti, un ordine del giorno. Crediamo che questa proposta di Agenzia della Mobilità vada assolutamente rigettata, e che il percorso della linea 81, non solo come qualcuno ha detto, che sicuramente diciamo, è un motivo importante, non solo per motivi storici, perché per tutti i cittadini romani la linea 81 è la linea di Piazza Malatesta, ma per dei motivi pratici, debba rimanere con il percorso che attualmente esercito. E questo lo diciamo non solo perché
Io in assoluto trovo assurdo che nelle modifiche diciamo, nella visione che l'Agenzia per la Mobilità ci propone ci sia semplicemente la visione di un collegamento che, vorrei dire dalla periferia, ma stiamo parlando diciamo di San Giovanni e quindi non dico periferia, ma che dalle zone che non sono centrali si spostano verso il centro, e quindi viene completamente sacrificato il tratto che da San Giovanni va verso il Pigneto e la via Prenestina. E questo diciamo è una questione di criterio con il quale ci vengono fatte delle proposte che come commissione abbiamo rigettato, perché crediamo che il percorso della mobilità del trasporto pubblico debba venire non solo dalla periferia verso il centro, ma soprattutto tra zone non centrali tra di loro, ma anche perché questo taglio della linea 81 necessariamente priverebbe il quartiere chiaramente di San Giovanni in un servizio verso il Pigneto, Piazza Malatesta, via Prenestina, e dall'altro vi dico anche, perché penso che dobbiamo pensare un po' al di là dei nostri confini se vogliamo avere l'ambizione di immaginare questa città, impedisce anche a tanti cittadini che abitano tra Monte Casilino, Pigneto e la via Prenestina di raggiungere non tanto il centro di Roma, ma alcuni servizi importanti che si trovano nella zona di San Giovanni. Penso semplicemente ad esempio alla ASL di Via Monza, a cui afferiscono molti cittadini che non abitano solamente nel quartiere di San Giovanni, ma che abitano anche nella zona del Pigneto. Penso a tante persone che abitano nella zona tra Piazza Lodi, Villa Fiorelli e il Ponte Casilino, come ci siamo ripetuti tante volte in questo consiglio, è una popolazione per lo più molto anziana purtroppo, e che quindi considerata anche da un punto di vista demografico, una popolazione anziana che non ha non solo l'abitudine ma la capacità spesso di prendere la metro a causa delle rampe, degli ascensori rotti e delle scale mobili, che invece per fare un percorso più semplice faccio un esempio, via La Spezia a via L'Aquila o da via La Spezia a piazza San Giovanni potrebbe continuare ad utilizzare un autobus. Questo è il motivo per cui nel momento in cui ci siamo trovati a votare in commissione il Partito Democratico ha valutato questa proposta comunque assolutamente insufficiente. È il motivo per cui abbiamo dato un parere contrario. Però c'è un punto che voglio sottolineare perché merita di essere sottolineato. Nonostante il Partito Democratico abbia votato contrario, Forza Italia e Fratelli d'Italia si siano astenuti, il Movimento 5 Stelle abbia votato favorevolmente, c'era un punto su cui come Commissione abbiamo concordato di voler intervenire e di dare un'indicazione al Dipartimento e quindi all'Agenzia per la Mobilità, che era proprio questa ultima questione che ho cercato di riassumere relativamente al percorso della linea 81. E per questo motivo, anche a costo di sembrare un po' ridondanti, perché nel frattempo, come ha accennato prima la Presidente della Commissione, subito dopo la nostra espressione di parere è arrivato un parere del Dipartimento indirizzato dall'Agenzia per la Mobilità, che non aspettando il nostro pronunciamento e in qualche modo scavalcando i municipi, però dice delle cose importanti. A costo di sembrare ridondanti, abbiamo però pensato, come commissione abbiamo condiviso, di fare un ordine del giorno che verrà presentato successivamente, proprio per ribadire che a seguito di questa discussione ci sono alcuni punti fondamentali su cui non possiamo transigere, e che sono ovvero la riorganizzazione più in generale, la riorganizzazione del traffico su quel quadrante
di città e di municipio, il mantenimento della, del percorso della linea 81 come è attualmente, quindi fino a Piazza Malatesta, quindi rigettiamo questo taglio di moltissime fermate e di servizio fino a Piazza Malatesta, e quindi scongiurare che il capolinea della nuova linea 81 rimanga dove è attualmente il capolinea del 51, ovvero di fronte al civico 71. Ci tengo, e poi chiudo veramente, a esplicitare un'ultima cosa. Nella proposta del Dipartimento dell'Agenzia per la Mobilità che ci è arrivata qualche giorno fa, ripeto, subito dopo il parere della Commissione, riguardo a questa linea, il Dipartimento esplicita, diciamo in modo non troppo esplicito, scusate il gioco di parole, che il nuovo capolinea della linea 81 sarà in via La Spezia, altezza via Caltagirone. Su questo la Presidente della Commissione ci ha rassicurato, perché prima di via Caltagirone, se non si spiega se si arriva da San Giovanni a Piazza Lodi o se si viene da Piazza Lodi a San Giovanni, può voler dire tutto il contrario di tutto. Su questo la Presidente di Commissione ci ha rassicurato spiegandoci che il capolinea sarebbe, diciamo, nella zona più alta di via La Spezia verso Piazza Camerino, però voglio dire che questa cosa comunque non ci rassicura, perché il tema non è salvare qualcuno per sacrificare qualcun altro. Il tema di questa, diciamo, del Partito Democratico, ma della Commissione, è quello di mantenere la linea 81 così com'è, ed è il motivo per cui, ripeto, a costo di sembrare un po' ridondanti, un po' stupidi nei confronti del Dipartimento, che ha suo, diciamo, che probabilmente ha pensato di essere esplicito nel momento in cui ha scritto quella lettera, abbiamo tutti insieme voluto ribadire un punto, ovvero che il tema non è spostare il capolinea davanti a qualcuno per metterlo davanti a qualcun altro. Il tema è che i capolinea vanno condivisi con la popolazione, soprattutto quando si tratta di linee importanti come la linea dell'81, che per questo municipio è importante che i capolinea non siano di fronte a nessun condominio, e non davanti a qualche condominio, ma soprattutto che per questo consiglio del municipio è fondamentale mantenere la linea dell'81 così come è esercita adesso, e che quindi nell'ordine del giorno che poi andremo a discutere abbiamo voluto ricordare che la nostra posizione è quella, innanzitutto e prima di tutto in questa proposta di deliberazione, di mantenere la linea dell'81 fino a Piazza Malatesta, mantenendo il capolinea lì. Per questo motivo, diciamo, poi ci saranno delle dichiarazioni e tutto, ma nonostante la posizione, diciamo, divergente tra maggioranza e opposizione rispetto al giudizio complessivo su questa proposta di deliberazione, su cui il Partito Democratico continua ad essere assolutamente contrario, abbiamo voluto condividere con gli altri commissari l'ordine del giorno che andasse in questo senso. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Sciaccio. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri e al lavoro che comunque si è fatto per questa deliberazione. Cioè, è un'espressione di parere del progetto che riguarda l'apertura della stazione metro C San Giovanni, due punti, il piano della rete del trasporto pubblico locale. Io volevo dire una cosa molto importante: l'apertura della metro C, tutto quello che ha subito il quartiere, il quadrante, i cittadini, non si merita un piano del trasporto che cambi qualcosa. Noi ieri e Bantieri abbiamo fatto anche dei filmati, e vi riservo di mandare qualche sindacetta, qualche privato, in cui rappresentiamo quello che sono le nostre linee nel territorio, quello che succede su alcune linee che, ahimè, questo piano vorrebbe, ma so bene che nessuno di voi vorrebbe tagliare, perché li prendete pure voi gli autobus, e quindi è ovvio che in un momento di coperta corta si cerca di tagliare. Però dico, in questo quadrante, dopo tutto quello che ha subito col traffico di attraversamento, con l'inquinamento, cioè noi oggi presentiamo, dice vabbè, apriamo la stazione di San Giovanni e la metro C, però
siamo costretti, dobbiamo tagliare, ma mettiamo una linea in più. Io voglio rappresentare un quadro generale di quello che è la vostra proposta, di quali sono le mie riserve, ma non le mie riserve, di cittadini e di un gruppo di persone che valuta come me che alcune cose si possono, come dire, per un attimo mettere da parte. Mi riferisco in particolare a la prima cosa. Voglio ricordare che il 27 del 2016 noi ci siamo espressi con delle osservazioni, come adesso lo state facendo, con un ordine del giorno, in merito al deposito di Tor Vergata. Io vi rammento che l'810 tagliato mai è tornato, l'810 è fortemente richiesto dai cittadini, però ormai l'avevano tagliato, ci siamo accontentati di un 51 expresso. Benissimo, ha fatto pure un giro la sindaca sul 51 che andava più veloce, ma adesso la mattina ci accorgiamo invece che Emanuele Filiberto resta ore e ore perché è tutto bloccato, non solo dalle macchine ma anche dall'acqua, perché c'è Venezia a piazza, a via Emanuele Filiberto la mattina presto. Vi invito a venire con me con i canotti, così ci facciamo un giro e vedete di che cosa si tratta in quel punto. Allora, torniamo sulle linee 51 era fermo lì, quindi voi proponete una limitazione della corsa che dovrà andare in un posto non da fastidio, sicuramente a Piede Castrelli, patto che l'assessore non si velocizza e possa attuare il progetto di pedonalizzazione delle mura a ridosso di Piede Castrelli, perché quello è un passo importante che si è fatto. Limitazione del percorso della linea 81, cioè adesso qualcuno propone nel piano di tagliare un pezzo dell'81 perché la metropolitana arriva a San Giovanni, ma scusate, lo doveva fare quando ha fatto l'810, è perché il percorso che viene tagliato è piazza Lodi Malatesta. Allora, piazza Lodi Malatesta oggi è raggiunta dalla metropolitana. Stranamente però, leggendo l'atto che successivamente andremo ad analizzare come ordine del giorno, io vi devo dire una cosa, che l'81 non lo prendono quelli che stanno lì a Malatesta, precisamente lo prendono soprattutto quelli che arrivano da Casal Bertone, i ferrovieri che abitano lungo la via Prenestina, precisamente in alcune fermate che hanno Gattamelata, Giussani, Casal Bertone, lì lo prendo. Quindi tagliare l'81 per portarlo in cima, perché i signori che abitano lì prendono la metro a Malatesta, scendono a Piazza Lodi e riprendono l'81. Ma stiamo, ci sono poi i disabili, alcune categorie di disabili, ve lo devo dire, io non lo sapevo, l'ho appurato sostando davanti alla metropolitana col cane, non voglio prendere la metro, preferiscono aspettare la vettura con la pedana per salire e recarsi dove arriva l'81, e sono dei luoghi strategici, non è una città che oggi, perché abbiamo fatto una metro con tanti anni di ritardo e oggi è l'ultima, stiamo perdendo 30 milioni di euro perché la sindaca stamattina non si è seduta al tavolo della trattativa Stato, Regione, Comune, con tutti i giornali, ma io non voglio dare responsabilità, con tutti i problemi che ci stanno, naturalmente io capisco che è una situazione difficilissima e quindi non voglio metterci il carico da 11. Vorrei dire che, quindi analizzato l'81, io sono d'accordo che ora tutta questa maggioranza, io ho fatto un ordine del giorno specifico dicendo che l'81 deve... Non vogliamo farlo partire da Malatesta, facciamolo partire da Largo Prenestina per far risparmiare un po', ma quelli che arrivano alla casa Alberto Aldono pigliano più l'81. Devono prendere il 409 per arrivare a Largo Prenestina, andare a piedi a Malatesta e poi raggiungere l'81 su Piave, lo volevo mettere a Piazza Camerino. Che facciamo? Lo leviamo da via La Spezia 71 e lo mettiamo a Piazza Camerino. E poi che dice? La popolazione, c'è anche lì un comitato. Non va bene. Quindi la soluzione migliore, la soluzione della strada maestra è quella di lasciare l'81 nella sede naturale e fargli fare quel percorso
che lambisce di circa 750 metri in linea d'aria la vetola, la direttrice della metro, ma che possa raccogliere tutti i cittadini che arrivano da caseggiati dei ferrovieri lungo la direttrice Prenestina e da Casalbertone. Ho una lettera di un comitato di Casalbertone, ho parlato con l'ex segretario del municipio, naturalmente non dobbiamo essere noi a difendere questo percorso perché il municipio è competente in altro, però per amor di patria, finisco un minuto e finisco perché dovrei raccontare anche della soppressione del 673, perché da molti anni si chiede il 676, se volete vi faccio vedere tutte le richieste da chi pervenivano, chi le faceva, un'istituzione nuova del 77, perché gli abitanti di via Caccia, di via Cilicia, di via Sacco, precisamente via Cilicia c'era anche una caserma al tempo che poi diede un parere contrario su questa linea, quindi la linea del 76 non è una conseguenza del fatto che apriamo una nuova metro, assolutamente no, o è un qualcosa che si dovrà dare realmente oppure non è che sopprimiamo. Io ho fatto le chiedo un minuto finito, quindi se può cambiare il percorso del 673 non è plausibile che si faccia uno scambio con detta linea. Io rivendico e ridico che giusta la richiesta del 77, ma mai sopprimere una linea che tocca gli ospedali, persino il cielo, e raggiunge addirittura Piramide, la Catena e tutto il resto. Mi riservo nell'ordine del giorno di dire quello che magari ho trascurato. Sono molte le notizie che vorrei dare, soprattutto vorrei fare una gira con tutta la maggioranza in alcuni di questi autobus per vedere se è possibile fare una fermata in via Valeria. Via Valeria semplicemente larga, a senso unico, il nuovo 77 dovrebbe partire da via Valeria. Ma chi glielo raccontiamo? I cittadini di via La Spezia che larga 22 si lamentano per gli autobus sotto casa. Via Valeria non sono cittadini. E ci interverrà dopo, come grazie. Ma siccome il 77 non lo trattiamo l'ordine del giorno particolare. Io volevo chiudere e ringrazio la Presidente per avermi dato qualche minuto in più, perché il quadrante lo conosciamo bene e naturalmente so che molti di voi hanno studiato le carte, magari se le guardiamo a colori, con attenzione con i flussi, quello che ho chiesto in commissione, ci accorgiamo che noi dovremmo respingere al mittente l'intera proposta. Quindi o si avvalerà, come dirò dopo, un ordine del giorno complessivo che parla di tutte, non solo l'81, perché rivolgersi solo al panorama dell'81 ci sembra fuori. Siamo tre minuti fuori dalla discussione. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, consigliere Guido. Vi chiedo cortesemente di rimanere entro i 10 minuti, perché vi ricordo poi ci sono anche 2 ordini del giorno su questo punto, quindi vorrei che rispettasse il vostro tempo. Grazie Presidente, io in 5 ho finito. Allora, io ripeto una cosa che già ho detto in commissione, che ho cercato di spiegare in commissione anche ai cittadini e non solo ai consiglieri che già lo avevano saputo, cioè quando si boccia un atto, si boccia tutto l'atto, con tutto quello che c'è dentro, se invece si approva, se c'è qualcosa che non va, è possibile suggerire, come stiamo facendo con questo ordine del giorno, cosa non va e quindi cosa dovremmo fare noi, no? Quindi bocciare questo atto, io informo tutti quanti, che vuol dire che noi stiamo dicendo all'amministrazione centrale che per esempio non vogliamo il 77. Quindi noi stiamo dicendo a decine di migliaia di persone che l'autobus che hanno sognato da anni e anni noi non lo vogliamo. E tra l'altro il 77 è quell'autobus che congiunge la cartellaria di San Giovanni con la di Piramide, Ostiense, eccetera, eccetera. E diciamo che comunque anche questo percorso c'è dell'elettricità, perché abbiamo parlato già di via Cilicia, sappiamo che via Cilicia funziona abbastanza bene in alcuni orari, funziona meno bene soprattutto nella tratta tra Piramide e San Giovanni, negli orari pomeridiani più o meno tra le 4:30 e le 7:30, 8 di sera, diciamo, no? Che poi è la fascia più critica quando la gente torna, c'è una persona che lavora.
Il tecnico di Agenzia Mobilità che abbiamo avuto in commissione ci ha anche spiegato che facendo due calcoli probabilmente non è la soluzione ottimale, ma certamente anche col traffico conviene a quanto pare fare quel tratto lì piuttosto che fare tutti i rivoli attorno alle mura, eccetera. Poi io vi faccio un'altra domanda, la domanda che vi faccio è che molti problemi su quel quadrante là sarebbero risolti per esempio con la stazione ferroviaria di Piazza Zama che da tanto tempo stiamo chiedendo. Allora io vorrei chiedere a Nicola Zingaretti che cosa sta facendo in merito e a che punto sta la sua interlocuzione con RFI, per esempio, perché sono anni che si chiede e sono anni che non vediamo. Quindi mi farebbe davvero piacere capire questo. Adesso magari suggeriremo un'interrogazione di regione, no? Perché poi si parla strada, ma quando poi non si fa alla fine i risultati si vedono anche, ce ne sono sul territorio, ma poi si vedono a livello elettorale, che comunque la parte che interessa di noi obiettivamente. Per quanto riguarda invece la parte di Via La Spezia, tutti gli interventi di mobilità che abbiamo visto all'interno di questa delibera rientrano in un progetto più vasto che è quello di Castrense. E ora Castrense, soprattutto proprio in corrispondenza di Via Castrense, quindi a ridosso delle mura, è un progetto su cui questa amministrazione sta battendo tantissimo anche con i cittadini locali, sia per la parte di penalizzazione, sia per la parte di riapertura delle mura, con il camminamento sopra, eccetera, eccetera. Quindi ci interessa non solo dal punto di vista di mobilità, ma anche dal punto di vista culturale. Molte manifestazioni, alcune manifestazioni sono già state fatte in quell'area, altre si faranno prossimamente sempre di più, perché quello è un polo socioculturale che a noi interessa moltissimo. Per quanto riguarda invece Via La Spezia, allora, quello che noi abbiamo detto abbiamo detto e sentito in commissione anche dai cittadini che sono intervenuti, ci hanno dimostrato le loro criticità sulla strada che abbiamo condiviso, che abbiamo assieme a loro anche esternato al tecnico dell'Agenzia Mobilità, il quale probabilmente ha ascoltato, seppur in parte, forse quello che abbiamo detto, perché poco dopo dal dibattimento ci è giunta una nota scritta che in parte ci sollevava dei dubbi che avevamo avuto, per esempio la Stasi, quindi diciamo il capolinea sotto al ciclo 71, per esempio, di Via La Spezia. Ci sono altri aspetti che però ancora non sono stati incontrati ed è questo il motivo per cui in questo consiglio ci portiamo un ordine del giorno e a firma della Commissione, con piena firma della Presidente Ariano, che oltre a quanto già è assodato e oltre a quanto già ho detto, essenzialmente chiediamo che il capolinea dell'81 sia mantenuto e a Malatesta, perché la base di fatto mancante è la parte su cui noi vorremmo battere più forte. Quindi c'è se da un lato sul civico 71 questo problema sembra superato, e di questo siamo contenti, vogliamo fortemente la linea 77 perché evita un sacco di problemi ai residenti, sono migliaia e decine di migliaia, fermo restando il punto della stazione di Piazza Zama, l'unico punto che ci resta fuori è proprio questo capolinea dell'81. Quindi noi chiediamo questo, siamo abbastanza fiduciosi perché per adesso ci hanno ascoltato, speriamo che lo faranno anche prossimamente. Chiudo dicendo, ma ci sarà anche la dichiarazione di voto successivamente, che noi ci daremo parere favorevole a questa delibera, perché in questo modo appoggiamo la creazione della linea 77 e alcuni risultati sulla Spezia già l'abbiamo raggiunti, altri non sono stati ancora raggiunti, sono quelli che stiamo inserendo nell'ordine del giorno. Quindi bocciare questa delibera, anzi, cioè dare parere negativo a questa delibera comunale, non dico che sia un atto anticivico, ma probabilmente c'ha qualcosa che nel verso dell'amministrazione, per il bene pubblico dei cittadini, forse non va. Perché anche va a non promettere l'impossibile proprio per non illudere questi cittadini. Io più o meno ho detto tutto, Presidente, questo era l'intervento che volevo fare, passando da
c'è Piazza Zama, via 77, via Spezia, a Nella Testa, ci ho spaziato anche da casa della consigliera Di Trotti, che mi parla sotto probabilmente, e quindi penso di aver detto tutto, grazie. Allora, ci sono altri interventi? Perché è sempre molto gentile la consigliera Di Trotti. Direi di finirla qui. Ci sono altri interventi? Consigliere Toni. Rispetto a questo piano di razionalizzazione della rete TPL per l'apertura appunto della stazione C dell'anello C San Giovanni, in commissione chiaramente criticammo l'indicazione che aveva dato l'Agenzia della Mobilità, e non la prima volta che noi critichiamo l'Agenzia della Mobilità. Io ricordo già quando parlammo della razionalizzazione dell'ex decimo, noi chiaramente votammo sfavorevolmente rispetto a quel parere, e anche le nostre osservazioni ancora non sono state rispettate. Perciò ecco, io ho chiesto in commissione una correzione del rapporto con l'Agenzia della Mobilità, che non ci può calare l'ultimo giorno dicendo il parere dovete esprimere entro 4-5 giorni, così come è avvenuto anche questa volta, entro pochissimi giorni. Non è possibile, ci deve essere un'interlocuzione valida e costruttiva, un confronto con i cittadini, con i comitati di quartiere e con gli ingegneri della mobilità, chiaramente dell'Agenzia della Mobilità, anche a livello territoriale. Anche qui non possiamo dire ecco, prendete questo e va bene così, no, c'è bisogno di un confronto con l'Agenzia in sede di commissione. Dobbiamo perciò oggi, e io sono tra i firmatari, correggere questa espressione di parere con un ordine del giorno collegato che esprime le volontà della Commissione e esprime la volontà che viene dai nostri territori, dal Comitato delle Lingue Latine per il 77, dal Comitato San Giovanni, anche se corretto, no, io dico prima dagli abitanti di Via La Spezia, e poi dal Comitato San Giovanni, che appunto è assertore della, come noi ci siamo espressi anche come Forza Italiana, siamo d'accordissimo, mantenere la fermata a Piazza Roberto Malatesta. Questo per puntualizzare subito alcune cose che io penso siano essenziali. Perciò ripetendo, l'attestamento della linea 51 va bene con capolinea inoperoso come abbiamo indicato nell'ordine del giorno. Limitazione della linea 81, ecco, rispetto a questo due parole vanno detto. Sono venuti cittadini che abitano la via La Spezia 71 e hanno denunciato, ma a noi ci hanno detto che questo lo denunciano da due anni, anche se hanno sopportato, io dico valorosamente, per due anni la linea sotto casa, però oggi è chiaro non ne possono più. Hanno detto appunto i cittadini sono venuti, ma anche altri cittadini con cui mi ero confrontato in precedenza, il fatto degli autobus che rimanevano parcheggiati 4-5 tutti con i motori accesi, il discorso delle strisce pedonali lì davanti a Via La Spezia, che proprio per la presenza dell'81 e del capolinea non potevano permettere ecco, la sosta di questi auto, l'attraversamento, l'importante attraversamento pedonale che c'è lì, e tutta una serie, tutta una serie di problemi. Perciò abbiamo ascoltato questo grido di dolore che veniva da questi cittadini, e anche rispetto a questo abbiamo dato un'indicazione ben precisa. La fermata dell'81, se non arriva a Piazza Malatesta, perché l'augurio nostro è quello che riusciamo a convincere con questo ordine del giorno l'Agenzia della Mobilità, perché arrivi l'81 fino al suo capolinea attuale in Piazza Roberto Malatesta. Rispetto al 77, il 77, ecco, poi concludo, Presidente,
è anche questa una espressione che viene dal comitato. Io raccolsi le firme circa 15 anni fa, purtroppo, per l'apertura della stazione a Piazza Zanna, perché il punto sta tutto lì. I cittadini non chiedevano il 77, i cittadini del comitato Guaratine chiedono la fermata della ferrovia metropolitana a Piazza Zanna. Questo è il punto. Purtroppo c'è stato un accordo fra Regione Lazio e RFI che ha pensato ad altre stazioni e non a quella di Piazza Zanna. Non si è arrivato a un accordo rispetto a questo. Io ricordo che quando ero consigliere d'amministrazione dell'Agenzia della Mobilità della Regione Lazio ci esprimemmo favorevolmente rispetto a questa fermata. Sono anni che i cittadini di Piazza Zanna e delle vie intorno a Piazza Zanna chiedono questa fermata. Oggi chiaramente anche rispetto a questo c'è una soluzione che non è la migliore, comunque importante per questi cittadini, che significa arrivare alla metro B e alla Piramide. Perciò voglio dire, anche rispetto a questo, anche se non è stato raggiunto, come Forza Italia noi lo diciamo, quello che è l'ottimale per i cittadini, comunque è un qualche cosa di positivo che noi oggi ribadiamo nell'ordine del giorno. Perciò adesso chiaramente andremo pure a vedere questo collegato al parere, che io penso, che io come ho detto ho firmato, e che recepisce quelle che sono state le indicazioni, perché purtroppo l'Agenzia della Mobilità non ha dato quello che noi, le indicazioni che noi volevamo. È dovuto intervenire il Dipartimento Mobilità e Trasporti, la Direzione Trasporto Pubblico Locale e Infrastrutture, dopo la commissione capitolina permanente della mobilità, ad esprimere un parere favorevole agli interventi che poi ci ha mandato e che fortunatamente recepiscono quello che è stata l'indicazione della commissione. Perciò voglio dire, c'è un'indicazione, diciamo, in massima parte, anche se alcune cose come Malatesta dobbiamo assolutamente pretenderle, comunque un'indicazione positiva rispetto a questa indicazione che era Dipartimento. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Nel collegarmi alle varie dichiarazioni, non entro nel merito dei percorsi, delle linee, perché mi sembra che si sia parlato abbondantemente, ma vorrei mettere in evidenza un po' il metodo di lavoro che ovviamente si crea nel momento in cui c'è di mezzo sempre l'Agenzia della Mobilità. Ora, a me mi hanno detto che dopo due segnalazioni, la terza non si dice diventa, no? Dove due indizi, la terza è prova. Quindi se l'agenzia si pone sempre in un modo non, diciamo, politicamente corretto, è normale che il problema poi ricade su chi lo deve affrontare. Dico questo perché io penso che non ci possa essere nessun dubbio su quello che debbano essere i risultati per un quadrante che si è trovato nell'ultimo tempo a subire sia danni dal punto di vista commerciale, sia danni dal punto di vista di abitabilità, per l'intervento, quindi l'attuazione della metro. E parliamo ovviamente della parte di San Giovanni della Spezia, che non mi sembra essere un quadrante secondario per quello che riguarda la città di Roma, quindi è uno snodo molto importante, conosciuto, eccetera, eccetera. Ora è vero pure che si arriva a un momento che per poter migliorare e modificare le cose bisogna dire, no? Se uno perde qua a Parì un pochino deve soffrire, e quindi ovviamente questo ne è il risultato. Però poi le carte portano confusione, quindi giustamente
si mobilitano una serie di comitati diretti, indiretti, come si dice, organizzazioni, volontari, spontanei, perché non arriva il segnale chiaro e preciso. Da parte di chi? Da parte del braccio armato che il Dipartimento usa ogni volta che deve mettere mano sul territorio, che è l'Agenzia Mobilità. Poracci. Mi dispiace anche per loro che assumono un ruolo, una figura, no, che non dovrebbe essere, diciamo, di loro competenza. Però questo poi è il risultato che noi abbiamo. Allora, e da lì parte tutta una serie, diciamo, di considerazioni, incontri, verifiche, carte, progetti, modifiche, ognuno insomma dice la sua, e si arriva a che il tempo passa, qualcuno comunque deve tirare le somme, e poi ci mandano, sempre a noi come municipio, come parte terminale, ci mandano quel documento che non contiene l'essenza, cioè tutto quello che precedentemente, no, un lavoro fatto come si deve avrebbe dovuto contenere. E quindi che cosa succede? Che come municipio bisogna provare a intervenire. Ora, io sono d'accordo con il collega Toti quando appunto dice che l'Agenzia della Mobilità è uno strumento che deve avere una funzione più partecipata, ma anche responsabile, perché se poi questo municipio, quando si è parlato del TPL e la riorganizzazione del deposito di Tor Vergata, ci ha sottoposto ad un lavoro estenuante come commissione e come consiglio, poi oggi non sappiamo quale possa essere il risultato di tale lavoro. È normale che questo ci lascia un po' così in condizione un po', diciamo, di difficoltà. Allora, diciamo, produciamo dei risultati, dei lavori, delle dichiarazioni, e non sappiamo se verranno recepite. Questa è una cosa che deve terminare. Allora questo consiglio, questo municipio deve avere l'idea chiara di dover comunque intervenire in modo drastico, diretto, forte, presso chi di dovere, cioè chi deve comunque fornire lo strumento politico, cioè alla politica, lo strumento tecnico. Noi, dico sempre, abbiamo un altro ruolo, rappresentiamo la gente che comunque ci ha votato per poter difendere, migliorare, proporre, riorganizzare eventualmente quello che arriva. Però abbiamo bisogno dell'ausilio di chi ovviamente ne sa più di noi, di chi fa quel tipo di lavoro. Non siamo tutt'oggi, è ovvio, però dobbiamo avere questa cosa. Ma se questo lavoro viene fatto in un certo modo, poi subentra il Dipartimento, perché comunque non vuole essere esterno, no? Si sveglia di punto in bianco e ti dice quello che è stato recepito da parte di comitati, eccetera, quindi, e poi noi dobbiamo sbrigarci a dare un parere. Beh, voglio dire, insomma, non è così semplice poter assumere una posizione. E allora finisco dicendo che poi entreremo ovviamente, immagino, più precisamente negli ordini del giorno. Si cerca ogni volta di poter mettere dei correttivi con lo strumento che abbiamo a disposizione, che è quello dell'ordine del giorno. Anzi, devo dire che in commissione c'è stata la forte volontà di convergere. Prima la consigliera Biondo ha fatto un intervento complessivo, ma devo dire che comunque è stata positiva. Fratelli d'Italia, idem, Forza Italia e ovviamente i componenti del 5 Stelle, per cercare di capire come poter migliorare. Però poi tutto questo potrebbe essere evitato se quello che arriva è più chiaro, se quello che arriva è a misura, diciamo, del quartiere, del quadrante. Anche perché, chiudo veramente dicendo, cioè, non penso che non siano fatti studi, no, o verificati addirittura
la pedonalizzazione, cioè quando si arriva a pensare che deve essere pedonalizzato un pezzo di quel quadrante, significa che tu hai fatto, sei andato oltre, cioè non è che te lo sei immaginato durante il sogno. Quindi conosci bene tutto quello che è. Allora perché dire tutto oppure dire parte? Perché si fa fatica a mettere per esteso, oppure è meglio lasciare la confusione? Perché nella confusione qualcuno si muove meglio. E allora questo poi lo dobbiamo dimanare. Questo lascio questa riflessione e penso che gli ordini del giorno che andremo a seguire e a sentire spiegare possano essere quello che di meglio oggi quest'Aula può produrre. Altri interventi? Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri. Diciamo che in questo caso l'atto tocca diversi quadranti del nostro municipio, anche i collegamenti con altri municipi. La delibera è per lo più negativa e io credo che di questo si sia accorta anche la maggioranza presentando un altro ordine del giorno. Purtroppo però il discorso, prima qualcuno di me parlava e diceva ma se la dobbiamo bocciare significa che dobbiamo bocciare anche la linea 77, cioè non è così, non è che o lo voti o ti togliamo tutto, perché noi qui come consiglio del municipio siamo a garanzia di quello anche che viene chiesto dai cittadini e con diverse lettere, con diverse raccolte firme, con diverse mail i cittadini ci hanno chiesto non fate passare un progetto così. E vi voglio ricordare il lavoro che è stato fatto secondo me in modo molto accurato, lo citava prima il consigliere che mi ha preceduto, facendo riferimento a quello che doveva essere tutta la razionalizzazione del trasporto pubblico locale nei quadranti di Statuario, Capannelle, Quarto Miglio. Se vi ricordate bene, io non sono in questa commissione ma avevo seguito tutti i lavori, se vi ricordate bene in quell'occasione decidemmo tutti quanti di non portare, di non far passare l'atto all'interno del Consiglio, ma di rinviare tutto all'Agenzia per la Mobilità in attesa di un'ulteriore proposta. E perché abbiamo fatto quella scelta? Perché ci siamo resi conto che i comitati di quartiere ci chiedevano di prendere concretamente una posizione, cioè di dire quello che ci avete presentato non va bene Agenzia per la Mobilità, ve lo riconsegniamo, portateci un progetto che rispecchia anche le esigenze dei cittadini. E allora oggi però noi che stiamo facendo? Stiamo facendo un'altra cosa, stiamo dicendo vabbè intanto ci leviamo questo progetto che non ci piace tanto, però qualcosa ci piaciucchia e poi vediamo che succederà. E no, non può essere così, perché non esistono comitati di quartiere di serie A, quartiere di comitati di serie B, né cittadini di serie A né cittadini di serie B. E come avevamo fatto a suo tempo per il comitato di quartiere, per i diversi comitati di quartiere che dipendevano sulla zona, ripeto, di Capannelle, Quarto Miglio, Statuario, in quel caso noi avevamo riconsegnato i progetti perché ci eravamo resi conto che tra le esigenze del territorio e quelle che ci aveva presentato l'Agenzia per la Mobilità c'era una differenza netta e in questo caso è la stessa cosa. Noi qui abbiamo delle proposte, quelle della delibera, che cozzano totalmente con le richieste dei cittadini. Tagliare il 673 significa eliminare diversi collegamenti fondamentali con l'ospedale San Giovanni. La limitazione della linea 81 ci è arrivata e penso sia arrivata a tutti una mail del comitato di quartiere che ovviamente pone diversi quesiti. Il primo fra tutti è quello della salute. Quanti di noi effettivamente dopo aver subito anni e anni cantieri, lavori, polveri, oggi si ritrovano un capolinea di autobus davanti alle finestre? Contandole e riducendo in realtà una linea che oggi potrebbe benissimo restare a capolinea Malatesta perché obiettivamente funziona ed è un collegamento fondamentale. Cioè noi stiamo togliendo il collegamento e oltre a togliere il collegamento inseriamo anche, oddio, imponiamo anche ai cittadini dopo tutti questi anni di tenersi davanti casa altezza finestra in capolinea degli autobus. Allora a me fermo restando l'accordo e quello che noi condividiamo che è la linea 77 perché effettivamente è una proposta che è stata portata avanti da altri comitati, quindi
noi come consiglio la riceviamo e siamo soddisfatti di questo lavoro, però non possiamo dire, beh, ci hanno dato la 77, allora il resto ce lo possiamo far andare bene. Secondo me di quest'atto non ci dovremmo far andare bene tante cose, fermo restando la 77, significa che oggi noi questo atto non l'avremmo dovuto portare, come non l'abbiamo portato per Capannelli, Statuario e Quarto Miglio. Allora perché esistono situazioni di serie A e situazioni di serie B? Oggi avremmo dovuto chiedere ai responsabili per la mobilità che si sono presentati in commissione, guardate, questo qua non va bene, perché ci sono troppe cose che non vanno bene. Come è successo in precedenza, prendete il progetto e proponete c'è un altro, fermo restando che quello ancora... Io personalmente non ho capito che fine ha fatto, che poi sono stati fatti i cambi, ma credo che come me in tanti non hanno capito poi la razionalizzazione sulla parte di Capannelli, Statuario e quant'altro. Però in questo caso potevamo fare la stessa cosa. Semplicemente dire che questo progetto non era conforme a quello che i cittadini chiedevano e a quello che noi anche ritenevamo giusto. Oggi non è che è stato chiesto, io ho firmato entrambi gli ordini del giorno e faccio una piccola appunto e mi prendo solo un minuto. Io sono d'accordo su entrambi, per il semplice fatto che entrambi più o meno dicono la stessa cosa, però c'è una grande differenza. Quello che ho firmato, che è stato proposto ovviamente in commissione, si parla di scongiurare. Non è che noi dovremmo scongiurare oggi, noi dobbiamo prendere una posizione netta. La delibera ci piace o non ci piace? Perché se questa delibera non ci piace, noi oggi avremmo dovuto chiedere un altro progetto. Non avremmo dovuto portarla in commissione, perché se non ci arriva in commissione noi diamo parere favorevole, poi facciamo le osservazioni con un ordine del giorno. Domani l'ordine del giorno può essere disatteso, cioè l'ordine del giorno non è vincolante, come non lo è il nostro, come non lo è il nostro parere, ma visto che il nostro parere non lo è, oggi noi avremmo potuto semplicemente dire noi il parere non lo esprimiamo, l'abbiamo già fatto in altri casi per rafforzare la nostra posizione, e oggi avremmo dovuto fare la stessa cosa. Io credo che quando i cittadini ci chiedono, e io credo che noi siamo qui per fare questo, una posizione precisa su alcune questioni che ledono non solo il diritto alla salute, che è uno dei diritti fondamentali sancito e tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, ma anche quello della mobilità, che è un altro diritto fondamentale, forse noi ci dovremmo prendere non solo un po' più di tempo, ma un po' più di responsabilità e dire oggi l'Agenzia per la Mobilità, questo progetto non va bene. E anche se mi hai proposto un contentino, perché il 77 sembra quasi dire un contentino, no? Noi diamo il 77, apriamo la metro, però ti preghiamo su altri punti. Beh, a questi ricatti e sotto scacco noi non ci dobbiamo stare. E io chiedo, allora... sarò personalmente ovviamente, scusate, come Fratelli d'Italia sono contraria, sarò contraria, voterò contrario all'espressione di parere per i motivi che ho espresso. Oggi chiedo anche a voi però di fare un passo avanti e di prendervi un'ulteriore responsabilità, perché questa delibera così com'è va contro quello che ci hanno chiesto anche i cittadini, e io credo che chi alzerà la mano per votare favorevolmente si dovrà assumere davanti a questi cittadini la responsabilità poi di aver non solo spostato un capolinea, ma di aver tagliato corse degli autobus accontentandoci, cosa che in realtà in politica noi non dovremmo fare, perché non è che i diritti ci si può accontentare, i diritti vanno affermati, quindi non ci possiamo solo accontentare così, intanto dici qualcosa va bene ma qualcos'altro un po' meno ci mettiamo una pezza, no, non funziona così. Oggi io chiedo quindi al Movimento 5 Stelle, che oggi fa parte della maggioranza, di votare contrario a questo atto che non rispetta e non tutela i diritti dei cittadini. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, io passerei all'ordine del... agli ordini del giorno. Come l'articolo 70 e 82 funziona così, cioè la discussione, io lo ripeto per tutti così ci ricordiamo, c'è la discussione generale, poi c'è la presentazione dei due ordini del giorno, gli ordini vengono presentati in ordine di tempo, 3 minuti di presentazione, dichiarazione di voto e voto per i due anni. Poi ci può essere l'intervento del Presidente del Municipio, del primo relatore a chiusura della discussione generale, poi ci sono le dichiarazioni di voto sull'atto.
prima del voto, prima del voto, prima del voto, dopo le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno e la votazione degli ordini del giorno. Mi scusi Presidente, magari un'interruzione per unificare le intenzioni degli ordini del giorno? Allora, se c'è questa volontà, sì, io non ho nessun problema, devo capire se c'è la volontà. C'è la volontà di volete un'interruzione per unificare, ditemelo voi, io non ho problemi? No, grazie. No? Ok, chiudo l'offerta e vado avanti. Io non possiamo esprimere un scusate io non adesso la presentazione dei giorni del giorno non sono stati numerati, giusto? Quindi a seconda dei proponenti vengono presentati. Sì. Poi c'è la discussione, poi sì. Faremo la votazione. Non c'è nessuna discussione sull'ordine dei giorni. La presentazione dei proponenti e poi. Allora, ripeto, c'è la presentazione per due ordini del giorno. Vengono presentati in ordine di arrivo, quindi prima quello che è presentato dal consigliere Ciancio e poi quello preparato in commissione. Come si discute se si vota un ordine del giorno? Ci sono 3 minuti di illustrazione, 3 minuti di dichiarazione di voto per ciascun gruppo, votazione, alla fine della votazione dei due atti, replica finale sulla discussione precedente, quindi sull'atto, sulla delibera, dichiarazione di voto e votazione della delibera. Questo è quello che è previsto dal regolamento. Quindi ditemi voi se c'è questa volontà, mi sembra di aver capito che non c'è volontà. Bene, allora procediamo con la presentazione dei due ordini del giorno. 3 minuti al consigliere Ciancio per l'illustrazione. Grazie, sarò velocissimo Presidente. Giusto però parto un po' almeno dall'impegno per dire al capogruppo che l'impegno di questo ordine del giorno, l'impegno al Presidente, diciamo che conferma la delibera perché dice al primo punto non sia, l'apertura della nuova stazione di Fiumicino non sia subordinata all'approvazione di un nuovo piano della rete del trasporto pubblico. Sarà vero, perché sarà così, non è che il Presidente del Municipio non garantirà su questo. L'apertura si farà comunque, a prescindere dalla... Avete letto l'ordine? Bene, allora, quindi l'ordine del giorno dice proprio questo. L'apertura della nuova stazione C di San Giovanni non sia subordinata all'approvazione di un nuovo piano della rete del trasporto pubblico locale. 2. Siano annullate le limitazioni della linea 81. Lo dite voi nel vostro ordine del giorno attuale? Per dire se coincido. 3. Ecco qua la differenza. Sia mantenuto il percorso dell'attuale linea 673 che ho descritto prima e al quarto punto sia garantita l'istituzione della nuova linea 77. Quindi io non dico che la 77 non si deve fare, anzi, quindi vuol dire che confermo le vostre decisioni della delibera. Sul 51 non ne parla minimamente perché è stato allocato puntualmente, ecco l'ordine del giorno semplice e puntuale. La cosa importante di quest'ordine del giorno è il mantenimento della 673, che non è una cosa coincidente col 76. Il 77 che l'attestate sotto via Faleria percorre via Civice, percorre via Caccia, ma non va al Cedio, non va all'ospedale, non va al Colosseo, non va al Circo Massimo, non va a Piramide, non va a Garbatella. E lo ricordo molto bene, quindi siamo d'accordissimo, non è che io devo aspettare la risposta, cioè siccome il Dipartimento ha scritto lo attestiamo a Piazza Camerino, io gli ho detto tu subito di no, l'ordine del giorno dice no, fin dall'inizio portiamolo originariamente da dove parte l'81, quindi guardatelo con attenzione, se chiedo la sospensione è perché si può arrivare a una deduzione che l'ordine del giorno collegato conferma a parte un punto la delibera, tanto è vero che è collegato alla deliberazione, ma ciò mi sembra che questo silenzio assordante
non è stato recepito, però visto che ho questi tre minuti vorrei leggere solamente che cosa abbiamo accettato. Finiti tre minuti. La prossima volta dovrò chiedere 30 minuti. Però, sì. Velocemente per dire, solamente perché la linea del 673, il percorso della linea 673 che la proposta in oggetto vuole sopprimere, diversamente per i cittadini risulta fondamentale e strategica. Per la richiesta di mobilità dell'intero quadrante, la linea, oltre a raggiungere celermente il servizio ospedaliero più importante, precisamente il polo ospedaliero San Giovanni in Laterano e a Colorata, con le due fermate, largo Ambaradamma e Ambaradamma precisamente in largo Fonseca, trasporta moltissimi utenti che abitano nel nostro municipio settimo, precisamente in aderenza alla fermata Magna Grecia e Trulia, Tuscolo, Imera, nonché Piazza Zano e dintorni. L'istituzione della nuova linea 77 per un collegamento tangenziale tra San Giovanni e il quartiere Appio Latino e Piramide è una richiesta che i comitati di zona, precisamente i cittadini di Giasate, Bagaggio, dell'intero quadrante Piro, hanno sempre fatto per eseguire un necessario collegamento tra metro A e metro B, giusto, oppure con la fermata Zana che continuano a richiedere. Ora, io dico questo, il 77 è una cosa che ci spetta da molti anni, lo diceva il consigliere Toti. La cosa che non bisogna sopprimere, quindi saremmo tutti, potremmo votarla tutti questa delibera, è evitare la soppressione del 673. Se qualcuno vuole le osservazioni che abbiamo fatto l'altra volta, disattese, come diceva qualcuno, io le ho portate. Quindi noi abbiamo chiesto l'altra volta linee 559, 659, 657, 557, tutto quanto è passato nel dimenticatoio. Grazie Presidente, sono stato molto gentile, chiederò i 30 minuti. Sì, grazie, arrivederci. No, io mi rendo conto che quando si parla si perde la tempistica, è normale, uno fa l'intervento in maniera appassionata, quindi è giusto, per carità, io infatti non l'ho interrotta, l'ho lasciata parlare, però mi rendo conto che a volte il regolamento per tempi stretti, solo che se non dobbiamo dare il tempo a tutti di parlare, quindi allora sì, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, sì. Naturalmente questa ordine del giorno mi prende il tempo. Lei si è già preso i 3 minuti prima della dichiarazione di Bene, voto. È stato firmato esclusivamente. Naturalmente io è stato firmato solo da due consiglieri, ma io vi ho evidenziato che è coincidente con l'altro ordine dei lavori, peraltro ci accingiamo poi in un voto negativo della stessa, io ritengo che dovremmo essere un po' tutti coerenti, grazie, e quindi io voto favorevolmente, mi auguro che tutta l'opposizione sia d'accordo su questa posizione, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Presidente, io come ho già ribadito, ho firmato entrambi gli ordini del giorno perché non credo siano ordini del giorno, anzi non sono ordini del giorno in contrasto, devo dire la verità, questo primo ordine del giorno è un ordine del giorno che riguarda non solo insomma il capolinea della linea 81 ma anche il percorso del 673 e ovviamente è ribadita la necessità della linea 77 del collegamento tra il quartiere San Giovanni, quindi a Appio Latino e Tirante. Voterò favorevolmente a questo ordine del giorno, lo ritengo molto concreto e ritengo che debba essere insomma la linea che questo consiglio deve prendere riguardo alla delibera in esame. Per questo voterò favorevolmente. Ci sono? Ah sì, consigliere Toti. Volevo dire che rispetto a questo ordine del giorno chiaramente io non vedo differenze rispetto a quello precedente se non il mantenimento del 673
è chiaro che il 673 non mantiene lo stesso percorso, non fa lo stesso percorso del 77, è una linea richiesta dai cittadini, perché non possiamo non tener conto di questo. Certamente, voglio dire, il confronto, come ho detto, con l'Agenzia della Mobilità è stato un confronto sofferto in Commissione, non c'è stata possibilità di puntualizzare con l'Agenzia, anche perché poi l'Agenzia non aveva neanche, a noi ci risulta, ricevuto se non il Dipartimento Mobilità, che in un certo senso dà un indirizzo preciso rispetto a Roma Servizi per la Mobilità. Perciò ecco, non si è potuto votare la pensione del 673. Noi ci auguriamo che, io voterò a favore rispetto a questo ordine del giorno, che si possa tener conto di mantenere l'Agenzia della Mobilità e il Dipartimento condivida anche questo ordine del giorno, che è integrativo rispetto al precedente e diciamo che tiene conto delle esigenze dei cittadini, che anche rispetto a questo si sono espresse per il mantenimento del 673. Perciò Paolo. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? No, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo a consigliere. Grazie Presidente, io volevo solamente rassicurare tutti i consiglieri che hanno fatto, mi è preceduto il consigliere Todi, che il 77 passerà di quello che è. E che non possiamo onestamente impegnare la nostra Presidente affinché questa l'apertura di una metropolitana, no, non sia subordinata all'approvazione del nuovo piano della rete TPL proposto. Sinceramente io in questo punto non capisco che cosa voglia dire, e quindi non saprei proprio come fare ad essere d'accordo su questo punto. D'altronde siamo politici e siamo chiamati più a prendere delle decisioni, e chiaramente ci piacerebbe a tutti poter aggiungere sempre senza mai togliere, però ci rendiamo anche conto che a volte per poter dobbiamo mettere sulla bilancia, no, i pro e i contro, dobbiamo mettere sulla bilancia anche quelli che sono dei vantaggi maggiori per la comunità rispetto a quelli che hanno un peso minore, e mi sembra di aver compreso insieme a me gli altri presidenti, gli altri commissari della commissione terza che hanno audito gli uffici il Dipartimento, che la linea 673 sia finalmente poco usata. Allora mi sembra che in quest'ottica di efficientamento, quindi miglior utilizzo di soldi pubblici, possano essere riversati verso la creazione di una nuova linea che, tra parentesi, alleggerirebbe di molto, penso, un tratto di metropolitana che già attualmente è sovraccarica, parlo della metro A, ma anche un tratto della metro C che da Termini scende verso Piramide, e ancor più adesso che sarà aperta il tratto, sarà ricongiunta la metro C alla metro A. Quindi noi dobbiamo in tutti i modi cercare di scongiurare ulteriori sovraffollamenti della metro, e quindi una linea alternativa alla 77, come anche l'81, devono necessariamente avere questa funzione, ed avranno una funzione che va anche oltre il semplice collegamento. E per questo motivo che il gruppo Movimento 5 Stelle vota contrario a questo ordine del giorno. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io andrei al voto. Ok. Favorevoli. Contrari. Astenuti.
7 favorevoli, 13 contrari e nessuno astenuto, quindi l'ordine del giorno viene approvato. Passiamo al successivo. 3 minuti per l'illustrazione, a chi? Consigliera Diana. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La tematica di oggi potrebbe sembrare molto, piuttosto ripetitiva, ma l'argomentazione è questa. Dunque, come ordine del giorno collegato all'espressione di parere odierna, come commissione, parlando appunto dei lavori di approfondimento che di norma cerchiamo appunto di portare avanti nell'ambito soprattutto delle valutazioni di progetti, abbiamo sia invitato comitati che potevano essere interessati alle modifiche che interessavano queste 5 linee, sia ovviamente invitato a presentare il piano nel complesso la stessa agenzia. Come già più volte rappresentato, proprio nel questa politica, noi ovviamente abbiamo come maggioranza, espressione della maggioranza della Commissione, abbiamo comunque votato probabilmente nei confronti della deliberazione. Nel corso della valutazione dell'approfondimento, quando i cittadini ci ricordavano che dal 29 giugno 2015, ovvero quando dalla seconda, dall'apertura della seconda tranche di 6 stazioni della metropolitana linea C si trovavano sotto l'ano un capolinea, evidentemente ci siamo sentiti insomma un po' in quella fase in cui quando prendi qualcosa che è da temporale può divenire quasi nella percezione definitivo allarmati, quindi abbiamo cercato ovviamente sicuramente di fare nostre e supportare quelle che erano le varie non solo rimostranze ma proprio le varie analisi sulla tematica. Quindi insomma abbiamo approfondito, abbiamo poi votato l'atto nella data del 16 come commissione, mettendo in calendario già per la data del 20 la redazione di un atto che andasse appunto a dare più forza alle istanze già rappresentate dai cittadini. Nel contempo ci siamo visti e abbiamo preso atto della nota del Dipartimento. Il Dipartimento è stato specifico nella sua enunciazione appunto dello spostamento di questo capolinea dal circo 71 di Via La Spezia l'altro tratto di Via La Spezia, prima di Caltagirone, sì, perché c'è una prossimità di Piazza Camerino, abbiamo avuto anche ieri, richiesto ulteriore contezza e certezza di questa locazione, mi è stata confermata, quindi eventualmente ci ho messo la faccia, vediamo un pochino qua, ci rivediamo sempre da queste parti. Per quanto riguarda il resto della trattazione, ovviamente noi come commissione ci siamo ovviamente sentiti, e non per non ci riteniamo ridondanti, ma appunto per dare maggiore forza ai lavori fatti, appunto di redigere questo atto collegato, quindi a prescindere dalle varie forze che abbiamo valutato, l'espressione di parere alla delibera originaria, ciascuno poi ha dato il suo contributo nel portare avanti le istanze del territorio, e ovviamente abbiamo ritenuto di proporre che per quanto attiene anche l'altra parte del tragitto, questa possa rimanere invariata, quantomeno sino all'esito dei flussi, delle varie varianti dei flussi una volta entrata a regime anche l'ultima tratta. E quindi ci apprestiamo a votare questo. Grazie. Sì, dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Allora, per quanto riguarda questo ordine del giorno, insomma, anche qui c'è la possibilità per quello che abbiamo fatto, quindi io volevo anche dare un'indicazione per la delibera tutta. Questo ordine del giorno spero che possa correggere quello del lavoro fatto in commissione e quindi possa essere utile e diventare indispensabile per chi dovrà poi prendere delle decisioni. Io mi trovo che, siccome ho sentito diversi interventi, mi trovo a dire che
La confusione poi dopo è quella che poi emergerà, no? Chi è d'accordo, chi sarà contrario, chi si asterrà per l'atto. E poi ovviamente c'è l'ordine del giorno. Per quanto mi riguarda, io mi asterrò proprio perché non voglio dare spazio alla burocrazia di poter comunque perdere ulteriore tempo per, diciamo, fare ulteriore casino e per mettere ancora maggiore confusione. Quindi l'atto arriva in aula, si doveva stoppare prima, non si è stoppato, va in valutazione. Per quello che mi riguarda ci sono cose positive e negative. L'astensione all'atto, per quanto mi riguarda, io non sto in maggioranza, quindi faccio la mia posizione, però per quanto riguarda l'ordine del giorno io penso che possa essere fondamentale. La cosa saggia che porta all'ordine del giorno, oltre a aver richiesto tutto quello che è stato richiesto e quindi anche il mantenimento del capolinea e del 673, tutto quanto, quello che è stato richiesto va bene, ma è saggio aspettare un periodo di prova, quindi una verifica dei flussi, almeno io penso un semestre, al fine di vedere se si bisogna intervenire e ottimizzare da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo possa fare dopo aver verificato e studiato l'entrata in funzione di quel tratto, cosa comporta e quale modifiche e quale positività o negatività possa contenere. Quindi io penso che sia saggio questo e oggi noi dobbiamo prendere questa posizione per evitare qualunque tipo di intervento e decisione a modifica o poi a eventuale intervento successivo che potremmo comunque oggi prendere in considerazione. Quindi per l'ordine del giorno quindi sono favorevole. Per quanto riguarda, come ho detto prima, il parere della cosa lo dico in anticipato, lo dico subito, così almeno mi astengo proprio per i motivi l'ho specificati. Non voglio opporgere, come si dice, la guancia all'amministrazione e poter fare comunque confusione. L'atto c'è, si vota, positivo o negativo, astensione, che è la mia, però poi l'ordine del giorno è lo strumento più giusto che abbiamo a disposizione. Sì, consigliera Biondo. Sì, no, dopo questo intervento sono un po' confusa, cioè invece deve essere un po' più, diciamo, lineare, ovvero che chiaramente il Partito Democratico voterà favorevolmente a questo ordine del giorno che ha contribuito a scrivere non solo in commissione ma anche nelle ultime ore insieme alla disponibilità della Presidente della Commissione Ariano, che ringrazio. L'ordine del giorno è chiaro, abbiamo chiesto anche, diciamo, subito prima di iniziare il Consiglio, di esplicitare alcune questioni rispetto alla lettera arrivata dal Dipartimento, ovvero di mantenere la linea dell'81 fino a Piazza Malatesta, ma in ogni caso di scongiurare che qualsiasi capolinea sia attestato di fronte a un condominio e in particolar modo dove attualmente è presente il capolinea del 51. Questo è frutto di un lavoro condiviso innanzitutto con i cittadini e poi con i componenti della commissione. Non c'è nessuna, diciamo, controindicazione rispetto all'ordine del giorno precedente, ma ci tenevamo a ribadire una posizione espressa in commissione sulla quale abbiamo condiviso il fatto che le parole del Dipartimento non andassero, diciamo, prese per buone o interpretate alla bene e meglio, ma andassero esplicitate da questo Consiglio. Altri? No? Consigliere Botti e poi consigliere Ciancio. Allora, rispetto a questo ordine del giorno, chiaramente già prima nel mio intervento ho espresso la condivisione, ho anche perciò firmato questo ordine del giorno che ci ha visto protagonisti, io dico tutti i partiti, in sede di commissione, e abbiamo dato in un certo senso le linee rispetto alla comunicazione di questo ordine del giorno. Senz'altro Forza Italia ha lavorato per questo e io voglio ribadire quello che è l'impegno dell'ordine del giorno.
impegno la Presidente, l'Assessore e tutte quante le istituzioni a scongiurare l'attestamento del capolinea della linea 81, dove è attualmente ubicato il capolinea via 51, via La Spezia 71, e di mantenere il percorso della linea 81 fino a Piazza Malatesta come è adesso la linea. Questo per dire che sono state indicate in questo ordine del giorno tutto quello che era la nostra volontà politica che abbiamo espresso nel confronto anche nel dibattito, nel confronto con i cittadini e con i comitati presenti alla riunione. È chiaro che però questo ordine del giorno è una condivisione, se vogliamo, di quella che è l'indicazione che è venuta poi fortunatamente rispetto al dibattito e rispetto alle nostre indicazioni dal Dipartimento Mobilità, come ho detto, e trasporti di Roma Capitale, perché l'Agenzia della Mobilità aveva espresso linee diverse rispetto a quelle che erano le esigenze dei cittadini. Perciò per questo votiamo con forza questo ordine del giorno che recepisce, come ho detto, tutte quante, e perciò condividiamo ancora di più, perché voglio dire c'è stata rispetto a questa indicazione anche una condivisione del dibattito. Perciò io penso che questo discorso, questo risultato lo portiamo a casa, e perciò voglio dire, chiaramente ci sarà sempre la vigilanza di Forza Italia rispetto a tutti gli altri, come abbiamo sempre fatto, però ecco, voglio dire che è un atto significativo e importante per i cittadini del nostro territorio, perciò il voto è assolutamente pronto. Ci sono altre dichiarazioni, Ciancio? Sì, solo per dire semplicemente che naturalmente non possiamo esigerci da non votare un arretramento dell'81 nella sede naturale, lo chiedevo nello stesso ordine del giorno, per cui spiegheremo invece ai cittadini perché il 673 dovrà essere deviato, qualcuno lo spiegherà, e quindi ben venga, cioè dire, allora ne abbiamo preso un pezzettino, una conquista, meglio che nulla, va bene, però dovremmo spiegare ai cittadini perché il 673 non merita lo stesso trattamento. Cioè, e naturalmente nessuno era contro l'istituzione del 77, per carità, richiesto da 10 anni, richiesto una linea, quindi vigilerò affinché l'81 venga riportato, mantenuto nella stessa sede senza nessun cambio, e naturalmente non possiamo prendere in considerazione Piazza Camerino come termine dell'81, perché non sta né in cielo né in terra, che creerebbe il problema ad altri condomini, ma non è la sede naturale. La sede naturale è il mantenimento dell'81, è un fatto legato alla tipologia di percorso, all'esclusività delle persone che vogliono raggiungere quei luoghi, come lo è pure il 673. Ci vediamo, perché come ho mantenuto gli atti delle passate osservazioni, manterrò quest'atto con me nella cartellina e lo tirerò fuori nel momento in cui ci accorgiamo che l'81 sarà un altro taglio. Questo io non me lo auguro, ma con la metodologia di lavoro che abbiamo adoperato in questa aula dell'ordine del giorno separato, cioè una delibera si respinge quando tocca un problema così importante, come diceva qualcuno all'inizio. Quindi io voto convintamente l'ordine del giorno, ma naturalmente sull'atto finale difficilmente. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No. Sì, grazie. Io, come Movimento 5 Stelle, naturalmente questo è un favorevolmente questo del giorno che è scaturito appunto da una ampia discussione in commissione. Ci ha visti tutti favorevoli all'approvazione
azienda di nuovo ci essere favorevole al progetto presentato riguardo le cinque linee, perché risultavano esserci comunque delle idee interessanti, utili per i cittadini. Innanzitutto lo spostamento del tavolino 51, che ricordiamo parte integrante di quel provvedimento, quindi poter usare i conto significherebbe arretrare di parecchio e rendere le situazioni già passate ancora più critiche. Tuttavia eravamo abbastanza, anzi come Movimento 5 Stelle, il nostro consigliere aveva proposto già di allungare, ricordo ai commissari, la linea 81, proprio perché così come l'anno scorso avevamo parlato riguardo alla 51 di osservazioni allegate al parere, di mantenere un punto di contatto tra i due sicismi, no? Il settimo e il quinto, con la richiesta di ripristinare l'810, eravamo d'accordo. Così oggi noi siamo d'accordo nel mantenere l'81 come elemento di struttura tra due municipi limitrofi, pur essendovi comunque adesso un elemento nuovo che è la metro C. Non dimentichiamo che due fermate della metro C vengono proprio da Malatesta, Pigneto, per poi arrivare a Piazza Loggi, San Giovanni. Quindi diciamo che con la metro C questa struttura è stata realizzata. Tuttavia riteniamo che poter avere a disposizione un'altra linea di superficie sia comunque importante anche per tutte quelle persone che in metro non ci possono andare per motivi anche per patologie o per i fisici. Quindi avere entrambe le soluzioni abbiamo ritenuto essere una cosa, un valore importante. Per questo motivo abbiamo voluto accompagnare alla nostra espressione di parere un atto che andasse in questo senso e che affermasse questa comunque esigenza. E per questo motivo noi voteremo favorevolmente, consapevole anche del fatto che la voce di questo municipio è già stata ascoltata in passato, anche in un recente passato, con la linea 548. Voglio ricordare che era stata proposta un cambiamento di percorso per efficientare veramente la linea, ma che poi è rimasta immutata perché abbiamo fatto presente di esigenze importanti. Pertanto siamo fiduciosi che anche questo possa essere una di quelle richieste che il Dipartimento e l'Agenzia di Mobilità possano tenere in considerazione. Grazie. Allora, credo che ci siano state tutte le dichiarazioni di voto, mi confermate. Allora, possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? Sì, mi trovo, siete favorevoli. Ma confuso tanto. Ti piace votare? Allora, 19 favorevoli, viene approvato all'unanimità. Però non ci abbiamo. Chiedo nel frattempo, ripeto, adesso è possibile l'intervento del relatore, a disposizione 10 minuti. Abbia pietà, consigliere Mariano, e poi si vota la delibera. Posso chiedere al vicepresidente De Chiara di sostituirmi un attimino. Grazie. Grazie Presidente, io cercherò di essere molto più breve possibile, anche perché abbiamo ripetuto molti dei concetti che sono più volte di questo pomeriggio. Dunque la votazione su questa delibera è evidente che noi vediamo eh,
inseriamo tutto il piano del suo complesso, che contrariamente a altre volte che sono state dette relativamente ad altre espressioni di parere precedenti, appunto la più recente era ricordato il consigliere Giannone, avvenuta non più di due settimane fa, relativa alla nostra contrarietà nei confronti del taglio ad esempio della linea 548 che è stata ampiamente accolta dal Dipartimento, che ha rivisto anche alcuni dei suoi pareri. Per quanto riguarda invece la razionalizzazione interpregata, che è un piano molto più complesso, noi ci siamo espressi su quell'atto in maniera non favorevole, quindi con una contrarietà e con un ordine del giorno articolato linea per linea, che al momento ci dimostrano i fatti che appunto non sono state toccate. Per ritornare a questo piano, noi ci troviamo ad avere sotto mano un documento che finalmente vede quantomeno la tratta di connessione, quindi la possibilità di interscambio tra la metro A e la nuova linea metro C, che vede tutta quella zona dal 2007 in qualche modo, c'è una prigioniera per un verso o per l'altro di questa famosa opera. Quindi è un momento appunto avremo possibilità di far avere la connessione tra metro A e metro C, che sarà veramente epocale per questa città. Per ritornare al progetto, così come già precedentemente specificato, la linea 51, che era nata come una linea di avvicinamento alla linea C, ovviamente spostandosi dall'ultima tratta esercita da Lodi a San Giovanni, necessariamente si andrà alla stessa area in prossimità appunto di quella stazione. La linea 981, quella appunto sulla quale abbiamo avuto già il primo segnale da parte del Dipartimento, fa parte appunto di questo pacchetto, ci aveva in qualche modo non soddisfatto, quindi la parte è comunque stata esplicitata nell'ordine del giorno che poco fa abbiamo votato tutti favorevolmente. Per la linea 673, che la linea che in qualche modo serviva maggiormente la parte di Garbatella, che appunto sfruttata con la 715 viene rimodulata in quella zona, da noi viene data l'offerta della linea nuova 77, che collega direttamente una parte del nostro territorio, quindi la parte di Appio Latino, con Ostiense, che è appunto qualcosa che fortemente cittadini erano da anni. E proprio per questo chiedo come si fa a dire di no a questo progetto. Avremmo dovuto forse non innescare alcun tipo di interlocuzione e lasciare magari il 51 al capolinea civico 71 di Via Spezia? Io non credo, visto che siamo tutti concordi. Parimenti dico, possiamo dire comitati o cittadini di serie A o serie B, quando comunque noi cerchiamo di ascoltare tutti, e quindi perché rigettando questo piano la linea 77 sarebbe dovuta in qualche modo rimanere nel cassetto? Ovviamente questo non è quello che nel momento in cui la Commissione si è favorevolmente espressa nei confronti di questo progetto voleva, ed è per questo appunto che la Commissione terza ha proposto una espressione di parere favorevole nei confronti di questo parere, che non è un parere vincolante, sappiamo tutti che per quanto attiene al regolamento del decentramento i nostri pareri non creano un vincolo per l'amministrazione, ma ovviamente possono essere di forte indirizzo. Parimenti sappiamo che ci vengono forniti 30 giorni per poter rendere questo parere, quindi nel momento in cui pervengono al municipio tutti i consiglieri, quindi a prescindere dall'appartenenza o meno a una commissione, hanno possibilità appunto di approfondire il documento. Quindi mi sembrava giusto fare queste piccole puntualizzazioni. Allora, dichiarazione di voto, consigliera Piombo.
Grazie Presidente, io mi scuso con la Presidenza della Commissione di Mobilità, io nel mio intervento ero stata quanto più possibile conciliante, però adesso devo, dopo che abbiamo votato l'ordine del giorno e ho ascoltato diciamo alcuni interventi della maggioranza che ha provato nonostante il lavoro diciamo comune che abbiamo fatto a fare delle provocazioni, mi sento chiamata in causa e quindi vorrei rispondere su tre punti per giustificare il nostro voto contrario a questa delibera. La prima questione che ci è stata posta è che probabilmente votiamo contrariamente a questa delibera perché non sappiamo che cosa stiamo votando. Ecco, io in questa dichiarazione di voto voglio ribadire che noi votiamo contrariamente proprio perché il 77 è un'idea che ci piace ma così com'è non ci va bene. E io su questo vorrei invece dire che questo è un modo di fare ciò che si è promesso ai cittadini tanto per farlo e senza metterci la testa. Alla proposta che ci viene fatta sull'81 diciamo chiaramente no, come abbiamo approfonditamente discusso in questo consiglio, e sul 763 abbiamo delle perplessità. Per questi motivi e non per una posizionamento politico contrario a questa maggioranza, noi ribadiamo il nostro voto contrario, perché quando ci sono tante proposte, come ci avete spiegato, bisogna diciamo dare una motivazione e decidere, bilanciando le varie proposte, che cosa votiamo. Per noi questa proposta è assolutamente insufficiente e quindi il nostro voto contrario è assolutamente convinto. La seconda cosa, che è il motivo per cui votiamo contrariamente a quest'atto, è che qualcuno prima ha detto che la lettera del Dipartimento è arrivata perché hanno ascoltato le sollecitazioni della Commissione. Ecco, io diciamo che penso che questo sia quantomeno prendersi dei meriti che non sono nostri, perché noi ancora quando è arrivato il parere del Dipartimento non avevamo ancora espresso parere praticamente, prendersi dei meriti che non sono nostri è quantomeno poco signorile nei confronti dei comitati dei cittadini da parte di chi ha due nomi o due cognomi, ancora non l'ho capito, scusate. E quindi invece credo che il merito eventualmente di questa soluzione proposta dal Dipartimento, se è veramente così come dite, sia dei cittadini che da anni e non da 10 giorni come noi si stanno occupando di questa questione. In ultimo, ecco, e forse diciamo su questo siete così in difficoltà rispetto a questo parere che addirittura chiamate in causa Nicola Zingaretti, fate un'interrogazione in consiglio e io spero che Nicola Zingaretti e la nuova maggioranza del consiglio regionale ci rispondano, che la firmata a Piazza Zama si faccia, su questo non abbiamo alcun problema. L'ultima cosa, dato che ci continuate a dire che siamo noi che promettiamo delle cose agli altri, il tema qui non è che cosa promettiamo ai cittadini. Noi diciamo non promettiamo nulla anche perché non possiamo promettere nulla, le elezioni 2 anni fa le abbiamo perse, le avete vinte voi, siete stati eletti voi e quindi adesso forse dopo 2 anni è il momento di dimostrare non solo di fare le cose ma di farle con la testa. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, vorrei che rimanesse nel tema di dichiarazioni di voto cercando di non offendere, lo dico a tutti quelli che seguiranno, e di mantenervi nei 3 minuti, grazie. Sì, proviamo. Allora, per essere più chiaro, visto che prima la collega mi diceva che non aveva capito e quindi provo a essere anche un pochino più piano, più lento per dare maggiore precisione. Allora, questo è un atto incompleto, contiene delle cose positive e negative. Come Fratello d'Italia mi assento. Cortesia, Presidente. Non c'è niente da ridere, in questo momento sono fratelli. Allora, come Fratello d'Italia mi astengo perché, lo ripeto, quest'atto è stato portato in aula. Allora, per non essere pretestuoso, ma sono anche scritto, e per non dare alibi a nessuno, perché chi conosce un po' la macchina amministrativa, se si entra nei meandri della burocrazia non se ne esce fuori,
Allora, continuare a fare casino, a perdere tempo, non mi appartiene. Per cui, per senso di responsabilità e conoscendo, come ho detto, un po' la macchina amministrativa, ho appoggiato convintamente l'ordine del giorno e mi astengo per tale motivo, per non danneggiare ovviamente il proseguo di questo strumento. Perché è come quando uno si trova, a parte mi era la curiosità, Presidente, non vuol dire cosa fa il consigliere anticipato con quel computer sempre acceso, io non volevo dire, ma questa è la parentesi. Ma è come quando uno porta in aula, no? Non so se vi è mai capitato, i maxi emendamenti, no? Tutto all'interno di tutto, perché non si vota il blocco, non si vota. Ok? Allora, se adesso uno dice io non sono d'accordo, come ha detto il PD, uno è contrario all'apertura di questa. Beh, così ho capito io, se capisco io rispondo tutti. No? Oppure se sei favorevole qualcosa non va bene, perché comunque manca qualche pezzo. Allora uno che cosa deve fare? Siccome noi siamo il municipio e non siamo il Comune di Roma, questa non è l'aula del Campidoglio, questa è l'aula del settimo municipio. Qui dentro si lavora e si procede a votare quello che ne deriva. Allora che succede? Siccome i dipartimenti generalmente arrivano sempre in ritardo, questa volta sono arrivati in anticipo, allora che succede? Io dico questo: se il dipartimento è entrato in corsa, se è entrato in corsa il dipartimento, allora noi abbiamo fatto un ordine del giorno cercando di modificare questa delibera. Se non è così e se le cose non vengono mantenute, io consiglio, lo dico a noi, ma consiglio chi vedrà questo filmato o ai cittadini, che se le cose non vengono fatte andassero al Campidoglio, andassero al dipartimento a chiedere, andassero all'agenzia della mobilità, perché noi questo l'abbiamo fatto, chiaro? Se poi i metodi di lavoro non vengono rispettati e il municipio è stato scavalcato, ok? Questo è un altro tipo di ragionamento. In coscienza noi continuiamo a fare il nostro lavoro. Quindi mi astengo proprio per evitare strumentalizzazioni della positività e della negatività, ok? Però faccio presente che l'ordine del giorno non è una cosa fine a se stessa, che questo municipio ha scelto una direzione e se non viene, come si dice, rispettato l'ordine del giorno, allora politicamente sarà un problema al quale possiamo agganciarci. Noi il lavoro nostro l'abbiamo fatto, qualcun altro dovrà fare il suo. Quindi siamo favorevoli pure al fatto che questa metro finalmente a San Giovanni possa essere aperta. Grazie. Sì, consigliere. Adesso andiamo a esprimere il nostro voto e perciò l'indicazione che adesso io do come Forza Italia rispetto alla proposta deliberazione, come sta scritto qui, per l'espressione parere sulla proposta concettuale dell'agenzia della mobilità. Cioè noi andiamo a votare quella che è l'indicazione che ci dà l'agenzia della mobilità, che noi abbiamo dovuto correggere con l'ordine del giorno. Dico a Dio, l'abbiamo corretta, perché se no altrimenti era positiva da una parte rispetto al 77, fortemente positiva. Qualcuno ha detto che la piazza Zappa si farà nell'accordo ultimo fra la Regione Lazio e RFI, non c'è la fermata di piazza Zappa, però può essere obbligata, dimenticata, e poi la faranno uguale. Però ecco, dico, la preoccupazione da parte nostra c'è e rimane ancora, e seguiteremo a combattere rispetto alla stazione di piazza Zappa, perché si deve fare la stazione a piazza Zappa. Però io voglio dire che sono d'accordo, come ho detto, rispetto all'indicazione dell'agenzia sul 77, perché i cittadini da tanto tempo chiedevano su piazza Zappa il collegamento con la linea B, ponte voleva un'emergenza. E perciò su questo io sono assolutamente favorevole, come sono assolutamente contrario in questo parere che noi dovevamo dare rispetto alle proposte dell'Agenzia della Mobilità, perché l'Agenzia della Mobilità
che l'abbiamo visto insieme con i cittadini in commissione mobilità municipale, diceva che doveva rimanere la fermata del, doveva stare la fermata dell'81 lì dove stava la fermata del 51. Questo l'abbiamo dovuto correggere con l'ordine del giorno, e l'ordine del giorno è stato anche positivo perché abbiamo ampliato il discorso e portato l'81, almeno nelle nostre richieste, io spero forte anche da parte della maggioranza, per arrivare alla testa. Perciò noi da una parte siamo favorevoli a alcune cose come il 77 senz'altro, eravamo contrari sul discorso dell'81 lì dove si doveva pensare, per questo con chiarezza ho detto questo, perché il voto mio chiaramente non può essere altro che un voto d'astensione, non può essere positivo per alcuni motivi, come vi ho detto, rispetto all'81, e magari invece per altre cose potrebbe essere positivo. E perciò il voto sarà di astensione. Sì, ci sono altre dichiarazioni? No? Ok, votazione. Ah, ma l'ho visto. Consideriamoci. Grazie Presidente, velocemente. Ci accingiamo a votare l'atto complessivo, vorrei puntualizzare che non votiamo in delibera, c'è scritto una proposta progettuale dell'agenzia, ma di fatto l'agenzia è stata corretta attraverso una nota mandata il 29/1/2018, una nota 3032. Quindi il Dipartimento ha mandato una nota che è stata recepita dall'agenzia. Ma ormai è tanto per discutere di piccolezze. Arrivo al punto per dire che non è una proposta migliorativa perché ci concedono l'arretramento, la normalità, quello che c'era. Anzi, il taglio, lo ribadisco, del 6-7-3 non è un taglio che garba a molti cittadini. L'istituzione del 77 era un atto dovuto, era qualcosa già richiesto prima, non ha nulla a che vedere con la nuova apertura della stazione Metro C. L'81 serve, deve servire un quadrante sconosciuto forse per chi ha lavorato a questo progetto, quindi io non ho elementi per valutare positivamente questa proposta progettuale, se non quella di dire che è un ulteriore taglio. Vi avviso che quello che dice Stefano, che si aprirà il 1° aprile la metro San Giovanni, forse avremo un bel pesce d'aprile, perché forse non lo sapete, ma si è allagata e non si sa perché la stazione di San Giovanni, quella che dovrà essere aperta dopo le piogge, non si sono state tutta allagata, quindi sono alla ricerca delle cause delle infiltrazioni di acqua evidente e copiosa. Quindi io sono ben lieto che l'81 abbia ottenuto questo risultato di un'osservazione a margine di una delibera, di un progetto che non lo contempla. Il progetto che si state votando adesso, a prescindere dall'ordine del giorno, non contempla nulla di quello che abbiamo discusso e volevamo. Quindi c'è una contentezza sola di approvare adesso un atto puro e impuro, perché 77 è un qualcosa che doveva essere chiesto già prima, il 673 è un taglio, quindi ditemi che cosa dobbiamo essere contenti. Poi tra parentesi non so neppure se apriranno la metro, come dicono, forse taglieranno l'81, forse taglieranno il 673. Ma la metro, l'apertura, io mi auguro che non sia un pesce d'aprile, grazie. Quindi al dottor ha seduto un nome di cose. Ok, altre dichiarazioni non ci sono. Grazie Presidente, solo per rispondere a un punto e poi faccio la dichiarazione di voto, Zingaretti può rispondere a qualsiasi interrogazione del mondo, sta di fatto che la stazione di Piazza Zama non ci sta. Va bene, per quanto riguarda poi, a me è piaciuto moltissimo l'intervento del consigliere Giuliano, perché ha proprio specificato come... Perché ha specificato con quanta difficoltà il Dipartimento alle volte interviene, con quanta
quale ritardo interviene. Questa volta è intervenuto prima, è una cosa che non accade mai. Allora ci sarà forse anche un motivo, non è questione di nomi e di cognomi, forse è questione di buonsenso. Il Movimento 5 Stelle si esprime convintamente a favore, perché tutti le motivazioni sono già state spiegate. Noi siamo una forza di governo che è responsabile e sa perfettamente quanto possiamo prendere, in quale tempo possiamo prendere e che cosa deve riferire, perché li abbiamo uniti, e quali risultati anche aggiornati siamo riusciti, siamo riusciti a raggiungere anche per ora, non avendo poi votato l'atto che possiamo prendere adesso. Grazie a tutti. Allora, se ci sono state tutte le dichiarazioni, possiamo passare direttamente al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto successivo, ed è una proposta di deliberazione. Sì? Presidente, solo una richiesta, se è possibile. Immagino che sapete tutti quello che è accaduto in questo momento sul nostro municipio, l'apertura dell'ennesima voragine chiederei se è per questo possibile sospendere la seduta di consiglio e rimandare la discussione di questi ordini ad un altro momento, ma cercare di andare a capire di che cosa sta succedendo. Grazie. Non l'ho fatto prima perché la discussione era abbastanza avanzata, quindi credo che poi mi volte, diciamo, sentirò il capigruppo, sinceramente. Mi sento di dire che non credo che sarà sguardita dalle persone che devono occuparsi di tale. E io la giro la proposta, ditemi pure. Sì, infatti c'è l'assessore Giorgio Alberto lì, quindi con la visita. Ci sono tutti, sì, penso che sia assai grave chiedere la sospensione di un consiglio per queste motivazioni. Grazie. Sì, beh, insomma, sono d'accordo con lei, veramente, anche come presidente del consiglio mi sento di andare avanti, perché è assolutamente superflua la presenza dei consiglieri quando assessore, ditte e organi di competenza sono già sul luogo dal momento in cui si è verificato e diciamo non vorrei esprimere giudizi e vorrei andare avanti. Guardi, scusi Presidente, c'è anche un post della Presidente dove dichiara che c'è forza dell'ordine. Sì, non lo so, è già presidiato, quindi no, non c'è problema, andiamo avanti, grazie. Io voglio fare una polemica. Una semplice richiesta, sì, mi è sembrata tra l'altro assolutamente lontano da qualsiasi necessità di fare delle strumentalizzazioni, tant'è che ho fatto anche concludere una discussione per l'importanza che avevamo trovato nel corso delle giornate che hanno preceduto questo consiglio. Poi mi auguro che questa nostra richiesta, diciamo, non abbia avuto una respingimento semplicemente perché è fatta al Partito Democratico. Mi sarebbe sembrato invece molto responsabile evitare, diciamo, una discussione e cercare di capire tutti quanti, che cosa sta succedendo? Ci avete risposto di no, non fa niente. Allora, andiamo avanti e andiamo avanti. Io penso che andiamo avanti perché abbiamo delibere da discutere, penso che ci sia già il presidio necessario sul posto e quindi ognuno faccia il suo lavoro. Andiamo avanti. Punto numero 2. Proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Celli e Pelonzi, regolamento per il reperimento e la promozione di project culturale, protocollo numero RC5399 del 2018. Lascio la parola all'illustratore. Sì, project culturale. Grazie. Grazie Presidente. Allora, ci
stiamo per discutere la prima di due delibere di ordine comunale, entrambe di argomento culturale, la prima sul project finance. Allora, è interessante notare come queste delibere, che siano a firma di Belonzi e Scelvi, praticamente il PD, ma comunque sono di centro-sinistra, nel momento in cui si discute il PDesca. Va bene. Allora, io sono molto breve perché questo atto è passato in commissione, lo abbiamo approfondito con il project financing, le tematiche sono varie, in commissione dico subito che il parere a maggioranza della commissione è stato espresso come negativo. Le motivazioni spero che emergeranno durante la discussione, ma senza la parte del Partito Democratico, io non so come verrà questa proposta. Io ringrazio il consigliere Ciancio vorrei che continuasse la discussione nel termine previsto dal regolamento, grazie. Il project financing, spero in due parole che cos'è, sono gli interventi privati dal punto di vista economico per l'aiuto, barra, gestione di beni che possono essere ovviamente pubblici, e quindi c'è tutta una regolamentazione alla base di questi aspetti. E analizzato in commissione questi aspetti nello specifico, la commissione e la maggioranza ha deciso di bruciarli. Questo è per quanto successo in commissione, grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? C'era un intervento, non me ne sono accorta, chiedo scusa consigliere Ciancio. Ribadire quello che ho già detto in commissione, perché altrimenti sembra che poi in commissione siamo lì per scaldare la sedia. Ho portato all'attenzione della commissione la relazione della Corte dei Conti, ho portato all'attenzione della commissione la relazione di Cantone, ho raccontato di questi regolamenti che venivano fatti in un momento in cui c'era necessità di fare chiarezza e di essere puntuali rispetto al metodo. Siamo arrivati a una conclusione in commissione che comunque quella è una strategia valida se funziona. Alla fine comunque non abbiamo deciso di cambiare nulla, ma bocciato come se, come dire, nulla fosse stato fatto di buono, come solitamente fanno, si cassa un articolo, due articoli, tre articoli, si aggiunge qualcosa. Invece, come ribadito ancora, Attilio si prepara per la replica, però un attimo, io finisco, perché già in commissione mi sono sorbito tutto l'ardire di voler cancellare qualsiasi regolamento esistente e introdurre nuovi regolamenti. Che regolamento non è nulla, perché nulla non si fa. Allora, proprio per questo motivo io inviterei la maggioranza di, come avete votato, io essenzialmente avendo, come dire, vissuto quel momento in cui si chiedeva chiarezza nei regolamenti, ho assicurato, votato favorevolmente in commissione, utilmente, perché 15 contro 1 diventa difficile, un regolamento che non è che è stato fatto dal municipio da noi, però vi ho informato, vi ho portato gli atti in cui effettivamente non si può pensare che il privato non debba partecipare in modo con delle regole chiare, come stavano facendo questi due anni, all'esecuzione di opere, di ristrutturazioni e così via, ma naturalmente facendo il loro mestiere, perché nessuno fa nulla per niente. Allora, io ho invitato a guardarlo con attenzione, invece è stato un respingere tu fuori. I regolamenti che invece vi avventurate a fare nuovi voi, voi chiedete la collaborazione, mi sembra che sia una cosa che avete chiesto su YouTube. Naturalmente io, essendo stato in commissione, avendo visto il lavoro, devo dire che voterò favorevolmente ai regolamenti, anche due. Però ricordo
capogruppo la stranezza di quest'atto, è il capogruppo, lo dovrebbe ricordare. Come mai non c'era il parere del deputato di cioè il parere tecnico, che io lo chiedo sempre, come mai il dipartimento, anche oggi tardivamente, i regolamenti sono iniziati un po' di tempo fa all'opera della consigliera Celli e di Verona, sono iniziati molto tempo prima, ma come mai c'è un minimo di parere? Io non sto governando io, la maggioranza si deve ora, allora una telefonata, una lettera, una nota del Presidente, vorremmo a supporto della Commissione il parere tecnico. Giustamente. E invece non l'abbiamo avuto, è possibile solo per questi due atti. Noi esprimiamo subito no, senza neppure poi avere un minimo di rispetto della parte tecnica di chi ha la garanzia della legalità e della norma puntuale e precisa come quella dei riparamenti. Io non vedendo questo parere, io ho delle perplessità sulla modalità di fare a tutti i costi i lavori, di esprimere un parere negativo, e lo avrei mandato al mittente, peggio della proposta progettuale sulla mobilità, l'avrei mandato al mittente. Cioè non è detto che, tra parentesi, il nostro parere è un parere, non è vincolante, quindi a questo punto si segue la strada maestra, si dice sta roba non è praticabile, non è masticabile, dateci un parere tecnico, non è che però magari è ingegnere, architetto, non so, io sono un contadino, non ci capisco nulla. Quindi naturalmente ribadisco e lo dico in aula che per i due provvedimenti che ci stiamo accingendo a votare manca il supporto del dipartimento con un parere favorevole. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, certamente l'elemento mancante di parere è quello che ci ha anche posto un attimo un problema. E abbiamo in realtà chiedere alla commissioni, abbiamo fatto chiedere insomma il dipartimento se fosse stato comunque espresso e se magari fosse stato mandato, diciamo, in un'altra forma, su un'altra modalità. In realtà non vi è. Proprio con questa considerazione io mi chiedo come una forza politica possa poi votare positivamente. E pertanto io poi però vorrei dire che questo atto non è stato così superficialmente trattato e in assenza di un parere tecnico degli uffici è stato così messo da parte, che vabbè, bene, andiamo avanti, parere negativo. Ci sono state fatte due commissioni, perché? Perché i temi sono molto importanti. Il project financing nel campo della cultura è un tema importantissimo, perché noi sappiamo quanti beni culturali ha la città di Roma, no? Pare che ne abbia più di tutto quello che sia nel resto del mondo. Quindi avere la possibilità, forse esagerato, ma avere la possibilità di creare un regolamento, una modalità per poter avere dei finanziamenti affinché questi beni possano essere mantenuti, resi fruibili e garantiti all'interesse pubblico, è una cosa importantissima. E per questo motivo che ci siamo presi due commissioni, io mi sono studiato comunque l'atto, perché è un dovere comunque di ogni commissario studiare e dare un parere convinto, no? Non a casaccio, è una grossa responsabilità che abbiamo, e noi ce lo siamo studiati. Però purtroppo abbiamo dovuto evidenziare che, seppur è necessario avere una compartecipazione del privato nel mantenimento di quelli che sono i beni pubblici, che sono tanti, non abbiamo riscontrato in questo regolamento poi una tutela per l'aspetto pubblico del bene stesso. E quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo regalarli questi beni ai privati sotto forma, sotto mentite spoglie, cioè facendo finta che è un project financing, però poi fare in modo che il privato possa usarle per beneficio personale e basta? Vogliamo inserire un controllo? Vogliamo fare in modo che il Comune di Roma, la parte pubblica, abbia
mantenga un controllo sui propri beni a garanzia dei cittadini. Nulla contro i privati e l'utilizzo di fondi privati, ma ci mancherebbe, per essere fatto secondo noi con dei criteri. Ora, ok, noi qui diciamo che il project, giusto per fare un esempio, poi diciamo che la considerazione chiaramente è del merito di come gli articoli sono stati strutturati, articolati e come sono descritti. Tanto per dire, noi stiamo in questo regolamento si dice che il proponente, quindi colui che è il privato, che vuole diciamo, fare un progetto di finanziare un mantenimento di un'opera, di un bene, no? Prepara un progetto, prepara una proposta e fa anche una mette all'interno anche una proposta, una bozza di convenzione. La convenzione è un atto che stabilisce le regole con cui il privato e il pubblico interagiscono. Ok, leggiamo in questo regolamento che la convenzione la propone il privato, va bene, forse come proposta, primo atto, così per facilitare gli uffici. Allora andiamo a vedere se nel regolamento c'è scritto che l'amministrazione pubblica può andare a modificare la convenzione e fa una sua partendo magari da quella proposta. Ma poi perché la convenzione la deve proporre il privato? E il privato propone il progetto, la sua idea, che l'amministrazione può accogliere, non accogliere, non accogliere, può, sulla quale può chiedere una revisione, come è scritto correttamente. Ma la convenzione significa, signori, che lì dentro ci può essere qualsiasi cosa. E l'amministrazione? Poi dopo ci troviamo, dopo 10-15 anni, che le cose non funzionano e che i privati hanno fatto come gli pare, e noi, Comune di Roma, non è in grado di riappropriarsi i propri beni, non ha il controllo di quello che è stato fatto. Allora dobbiamo pensarci un attimo prima. Ecco perché i regolamenti vanno fatti, e vanno fatti nei tempi giusti. Un mese, due mesi, tre mesi, non lo so. Ricordo che noi come municipio non abbiamo il potere di emendare, possiamo dire ci piace, siamo favorevoli, siamo contrari, se siamo favorevoli potremmo anche dire che con qualche osservazione, osservare qualcosa, ma non posso dire, ma non posso mettere come osservazione l'emendamento di parti integranti strutturali di una delibera quale è tutto il processo di approvazione di una proposta progettuale che parte dalla manifestazione di interesse, preparazione del bando, modalità di approvazione, cioè le devo riscrivere la delibera, allora me le scrivo la delibera e poi la presento io. Ecco, per questo motivo noi riteniamo che non sia un buon regolamento. All'articolo 15 si dice che nel rispetto della legislazione vigente, le norme vigenti, che non è possibile alla scadenza della concessione esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico e tacito, però è facoltà di Roma Capitale rinnovare la concessione. Quindi anche qui senza regole, senza criteri, c'è un criterio che si rimanda alla legge nazionale, però dico io, possiamo mai scrivere una delibera in questa maniera in cui diciamo che comunque sia Roma Capitale può? Roma Capitale poi chi è? Roma Capitale sono gli uffici, la parte amministrativa, che magari ritengono che sia bene dare, no? Riconcedere il bene, cioè aumentare la concessione, quindi prorogare, ma con quali criteri? Gli abbiamo dati questi criteri? Noi? Ci accontentiamo che la parte amministrativa di volta in volta la dia sempre al solito? Non lo so, mi sarei aspettato un regolamento molto più attento, soprattutto in relazione a quanti sono i beni pubblici del Comune di Roma e che impatto può avere sull'intera quantità di beni appunto che abbiamo. Per questo motivo, sia in commissione ma sia in questo contesto, noi non siamo affatto contenti di questa delibera. Grazie. Allora, dichiarazioni di voto.
non si possono più fare interventi perché dopo l'intervento l'ultimo. Io ho presentato, Presidente. Ah, pensavo che fosse stato Giannone, scusatemi. Grazie, Presidente. Ma tanto sono brevissimo. Io faccio molta fatica a credere che questa delibera, come anche la successiva, sia stata scritta dagli amministratori pubblici. Faccio molta fatica. Cioè, vi spiego che cosa dice questa delibera in 20 secondi. C'è il comune che fa una manifestazione di interesse per mettere, cioè per evidenziare i beni culturali che vanno tutelati e che si vogliono dare al privato per la gestione, eccetera, eccetera. Va bene? È un privato che è interessato e ha un bene culturale, fa richiesta, manda il progetto, manda la convenzione scritta da lui, dal privato, il comune può approvare il progetto e la convenzione che il privato gli ha mandato, fa un bando, cioè successivo alla manifestazione di interesse, cioè che si basa su una convenzione del privato che ha, cioè che ha già approvato in precedenza, e cioè il bando ovviamente per legge deve essere aperto anche ad altri soggetti. Se partecipa un altro soggetto privato e vince a discapito di quello che ha presentato la convenzione, quello che vince deve pure rimborsare l'altro privato che era stato preapprovato dopo la manifestazione di interesse. È una presa, è bellissimo. È proprio comico, è un capolavoro di politica questo, è un capolavoro. Grazie. Allora, questo era veramente l'ultimo intervento, dichiarazioni di voto. Consigliere Ciancio. Non mi posso esimere da dire che allora cambiate la convenzione nuova. Tu convenzione tipo, te lo chiede Piazza dei Navigatori. Leggete tutti i giornali. Certo. Rimaniamo sul tema, per favore, una dichiarazione di voto sul tema. Dichiarazione di voto, naturalmente, abbiamo letto insieme gli atti, guarda, l'interesse pubblico è soltanto il primo a dirlo e a evidenziarlo. Evitiamo di fare commenti quando stiamo parlando tra persone civili e vaccinate. L'interesse pubblico lo abbiamo puntualizzato 10 volte su questo regolamento. Abbiamo visto la partecipazione di autorevoli espressioni della legalità su alcuni regolamenti. Io voglio dire, e ripeto il principio, come abbiamo fatto le osservazioni, non è tutto da cambiare. Come siamo riusciti a fare delle osservazioni oggi sulla delibera e su altri regolamenti che sono venuti fuori, ecco, potevamo farlo rispetto alla convenzione, sono stato io il primo a dirlo. Si fanno le convenzioni tipo e quindi ognuno deve aderire a quella convenzione, non che se la scrive da solo, per carità. Cioè, voglio dire, ma è un articolo, cioè, vieni che il 37 bis l'avete cambiato sul regolamento per l'edilizia pubblica in aula, avete cambiato un articolo, qui avete cambiato tutto il regolamento. Questo è quanto, proprio per questo io voterò positivamente questo regolamento, grazie. Consigliere Guido. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle boccia convintamente, io questo l'ho già detto. Ovviamente la convenzione non segue a questa delibera, ma è per singolo progetto del privato, quindi non c'è da emendare perché non c'è una convenzione, adesso non c'è da emendare. Qui non è un problema di osservazioni e di un articolo, qui è tutto il regolamento che va passato, perché non c'è l'interesse pubblico per noi, politicamente per noi non c'è l'interesse pubblico, per noi c'è esclusivamente l'interesse privato. E quindi io ripeto che mi meraviglio molto, perché non credo, anzi quantomeno io non auspico, che questo regolamento sia scritto da un amministratore pubblico, perché se è così è molto grave. Grazie. Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Allora, io vi ricordo che il parere è contrario. Assolutamente. Favorevoli? Eravamo attenti, eh? Contrari? Astenuti? Bene, allora è approvata con parere contrario.
voti è un contrario, 12 voti per questo è un contrario. Passiamo al penultimo punto, perché l'ultimo voglio ricordare solamente la situazione delle mani. Ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Scelli e Pelonzi, nuovo regolamento per la disciplina della gestione delle sponsorizzazioni e per la sollecitazione del mecenatismo culturale anche in crowdfunding. E, protocollo numero RC 5390 del 2018, lascio la parola al consigliere Guido. Grazie Presidente, questa delibera ha seguito lo stesso identico iter della delibera precedente, ha gli stessi presupposti, i contenuti cambiano ma presentano la stessa impostazione di base. La commissione si è espressa negativamente a maggioranza come anche per l'atto precedente. In questo caso si parla di sponsorizzazioni e di crowdfunding, è una delibera molto tecnica, molto vorticosa, di chiaro a nostro avviso c'è ben poco, e a cominciare dal fatto che nella delibera c'è scritto che la piattaforma di crowdfunding è un'esperienza privata. Grazie. Ci sono interventi? Fatemi controllare il numero legale perché ne ho bisogno. Un attimino solo. Presidente, cioè, ok, bisogna controllare gli scrutatori, mi pare. Sì, assolutamente sì. Quindi scrutatore diventa il consigliere Rinaldi. Bene. Allora, possiamo andare avanti. Dichiarazioni di voto? Ah, ci sono anche gli interventi. Bene, allora, un intervento. Sì, grazie Presidente. Ma che ci fate una foto? Grazie, opposizione, grazie. Un attimo che stiamo lui non ce lo può fregare di meno. Ma noi non me li ho. Risponda a me. Tranquilli. Tutta la signora, la prima mattina in commissione ci apre la porta. Non mi fate le foto a me, eh? Sono d'accordo con loro. Non mi fate le foto. Voglio andare avanti. Non lo so, loro. Stiamo perdendo tempo, vada consigliere. Sì, allora, ricevere che ricevere. È strumentale per uscire per abbassare il numero legale a cadere. Bisogna cambiare il numero, che loro non sono andati di loro e votano un cazzo. Guido. Si prende la responsabilità dei propri atteggiamenti, anche se vogliamo qui. Comunque, non c'è il numero legale. Diamo comunque seguito a quello che è stato il nostro lavoro, un lavoro di commissione, e quindi riteniamo sia giusto quantomeno esprimere le motivazioni per cui noi abbiamo espresso poi un parere in questo caso contrario. Le motivazioni sono state effettivamente esposte nella loro parte più generale dal consigliere Guido, più nello specifico notiamo con dispiacere che con questa proposta, con questo atto, si è in qualche modo si abolisce, si revoca la precedente, l'attuale, anzi, regolamento per le sponsorizzazioni che con tutte le limitazioni comunque sia era vigore ed aveva comunque una parte importante. E invece abbiamo visto in questo nuovo regolamento è stato assolutamente stralciato, tolto, minimizzato. E sapete qual è? E lì dove si parla nella vecchia deliberazione, cioè quella corrente, che la parte di controllo e di supervisione è presente come comitato etico osservatorio, cioè vuol dire che lì dove nelle sponsorizzazioni di attenzione sono, cioè, è un tema molto delicato perché si tratta di prendere dei soldi da un privato, fare una pubblicità, no? Ok? In cambio di qualcosa, quindi sponsorizzare, mettere una propria immagine sul associare l'immagine del privato all'immagine del comune, cioè di una comunità di persone. Ecco, a noi forse una delle cose che piaceva di più della 214 del 2004 era proprio la presenza di un comitato etico e di un osservatorio che potesse in qualche modo sovraintendere alle operazioni, comunque avere una visione dall'alto. No?
e invece in questo regolamento è stato praticamente tolto, non c'è più. E, sostanzialmente si cita una piccola parte che diciamo prevede l'articolo 6,9 e nell'articolo 14 si dice che il comune si controllerà, quindi insomma tutto una cosa si minimizza. Ci fa molto pensare questo, anzi ci ha fatto molto pensare. Un'altra cosa, ormai tutti quanti parlano di decentramento, tutti i consiglieri e tutte le forze politiche sono concordi nel marcare l'esigenza di avere un maggior decentramento, pur avendo i municipi la facoltà di deliberare autonomamente riguardo alla stipula di convenzioni per le sponsorizzazioni, per esempio, di eventi culturali e attività turistiche. Ecco, in questo regolamento non se ne fa cenno. Quindi sostanzialmente ci saremmo aspettati invece un elemento importante da questo punto di vista. E poi un altro elemento che secondo noi è molto carente è che quando si parla di sponsorizzazione si parla di passaggio di soldi, cioè il comune sponsorizza, quindi diciamo, associa la propria immagine, l'immagine di un terzo per avere un po' di soldi, per avere un po' di... Ebbene, questo aspetto economico viene proprio trascurato e tralasciato, non se ne fa parola nel regolamento, cioè il comune ti dà la possibilità di avere visibilità e però non chiede, non dice come poi viene fatto questo passaggio di soldi. Nella delibera 214 c'era scritto, per esempio, che era previsto un anticipo del 30% al momento della sottoscrizione del contratto e rimanente 70% a evento concluso. Quindi un privato attualmente fa un evento che sponsorizza, versa il 30% prima e il 70% a fine. Nel nuovo regolamento non c'è scritto nulla, quindi il comune ci mette la faccia, ci mette uno vicino, poi prenderà i soldi, pagherò. Allora, questo è l'interesse che dobbiamo fare per i nostri cittadini, per l'immagine pubblica? A me questa delibera scritta così mi sembra molto, molto zoppicante, e per questo motivo abbiamo ritenuto in commissione che non fosse da darvi un'espressione assolutamente favorevole, e per questo motivo noi voteremo contrari. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi, immagino neanche la dichiarazione di voto, perché è già stata fatta, e passerei alla votazione. Ricordo che la delibera a parere contrario. Favorevoli al parere contrario? Allora, 12 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, la delibera viene approvata con voto contrario. I verbali sono quelli che dunque sono presenti anche nella convocazione, 4 e 5 delle sedute del Consiglio del Municipio del primo dell'8 febbraio.